Buona domenica a tutti, miei cari. Ben ritrovati, come sempre, col vostro amichevole Demone Blu di quartiere. Oggi sono pronto a fare la diretta nella quale farò più progressi in assoluto nella storia di The Binding of Isaac. Oggi sono pronto a spaccare il mondo, mi sento carico come una fottuta molla. Ben arrivati tutti, miei cari, ben arrivati. Come sta andando la vostra giornata d'1 a 10? Bravo subito CRT che mi ha detto il voto. Buonasera caro Alessio, ciao mio caro abbonato. Ciao CRT, ciao Chris, ciao Nicola, ciao Gokusaiyan, ciao Fabio, ciao Giulia, ciao Losombo, ciao Davide, ciao Francesco, ciao signor Pablido, ciao Guido, ciao Christian. L'ho già salutato Christian? Forse sì. Ciao Giacomo, ciao Fabio, ben arrivati a tutti quanti, ciao Kraft, ciao Nicolò, anzi Nicola. Che bello avervi qua, miei cari, che bello avervi qua. E oggi sono veramente, veramente, appunto, contento e emozionato di fare una volta tanto una live normale su The Binding of Isaac. Per quanto normale possa essere il fatto di star arrivando al terzo Dead God, una live normale nella quale giochiamo e facciamo progressi. Grazie di cuore, mio caro Alessio, per il quinto fottuto mese di abbonamento. Sei qua su YouTube il più longevo e ti ringrazierò veramente sempre di cuore. Un bacione grande, grande, grande. Grazie veramente di cuore. Vedo tanti bei voti. 7, ciao da Kimby, bentornato. 7, 8, 9. Qualcuno che dice anche 10, tipo Angel. Molto bene, molto bene. Fa molto piacere. Ieri ho sbloccato Rock Bottom. Bravissimo, Fabio. Bravissimo. Ora una run pazzesca. Allora non distrarti. No, non scrivermi in chat. Concentrati sulla run. Finisci quello che devi finire. Come faccio a farmi piacere la grid? Perché anche se ho visto il tuo video, la grid non riesco a farmi piacere e a farmi migliorare. Non sforzarti. Non è la cosa più fondamentale del mondo. Non sforzarti a fartela piacere. Cioè, può succedere. Può succedere benissimo a tutti quanti. Ti metti sottofondo mentre studio. Spero che la mia voce non ti dia troppo fastidio. Allora, caro signor Pablido. E miei cari, appunto, oggi siamo a fare una live normale, tranquilla, divertente e simpatica. Non si inizia? Tra pochissimo, Guido, ok? Fretta! Hai fretta fuori di iniziare? Anch'io non vedo l'ora di tuffarmi a fare più progressi possibile. Però prima mi piace sempre anche chiacchierare un po' con voi, no? Capire come sta andando la giornata, cosa avete fatto di bello, il voto che avete dato, che ho visto che sono bei voti alti, mi fa molto piacere. Ovviamente vi chiedo, come sempre all'inizio diretta, di lasciare un bel mi piace alla diretta in modo da aiutare a crescerla e farla diventare ancora più grande, ancora più divertente per tutti quanti. Quindi scorrete giù, un piccolo mi piace e tornate qua. Subitissimo, mi raccomando. Ciao Demon, per caso sai quanto costa Repentance per Switch? Sinceramente no. Ho sempre giocato da PC, The Binding of Isaac, e da quello che so però non è che ci sono particolari sconti o prezzi diversi per tutte le periferiche. Quindi credo, come sempre, in teoria una sessantina di euro in tutti quanti i DLC. Se lo trovi sconto, di solito puoi arrivare anche a 40 tranquillamente. 20 soli? È solo Repentance o tutto il gioco intero, CRT? Tu, Giacomo, mi chiedi solo il DLC Repentance da aggiungere al gioco che hai già oppure tutto il gioco intero compreso Repentance? Il DLC costano tanto su PC, cavolo, sì, è vero. Se li prendi uno per uno costano tanto. Di solito, infatti, uno che magari inizia subito da zero, gli consiglio magari di prendere il bundle completo, che di solito è in sconto o spesso e volentieri va in sconto. Io dovrò sbloccare i Tainted. Buona fortuna, Christian. Sarà una bellissima avventura, fidati. Ciao Gianluca, ben arrivato anche a te. Solar Pentes. Ah no, allora 20 o anche meno. Anche meno di 20, credo. Dovrebbero abbassare i prezzi. Ma no, è un gioco fatto da 2-3 persone, ci hanno messo tanto impegno. Non è un'azienda di centinaia di migliaia di impiegati che quindi alle quali vengono comprati miliardi di copie di giochi e quindi possono permettersi anche di abbassare qualche prezzo. Questi qua sono giochi fatti da poche persone, indie, quindi è giusto sostenerli, secondo me, Guido. Qualche settimana fa ho anche potuto invisibile per la prima volta. Madonna, che progressi che state facendo, ragazzi. Bravo, Fabio. E ciao, Francesca, ben arrivata anche a te. Comunque, vecchiotto, quindi. Sì, ma conta che il nuovo DLC è... cos'è? 2 anni fa? 3 anni fa è uscito? Boh, sì. Ci sta. Forse ci sta, Guido. In una settimana fa ho sbloccato sia di Forgotten che The Lost. Mi manca solo chi per finire tutti i personaggi normali. Per questo devo fare la grid. Wow. Cacchio, quanta roba, Davide. Dovete sapere, miei cari, che questa settimana, da lunedì scorso a questo lunedì, cioè a domani, mi sono impegnato, mi sto impegnando a fare una cosa secondo me molto molto divertente. Chi di voi conosce, sulle mani proprio, chi di voi conosce il gioco molto simile a The Binding of Isaac che si chiama Hades, l'Ade, che è un altro roguelike molto simile a The Binding of Isaac ma veramente veramente bello. Qualcuno di voi lo conosce? Oh là, qualcuno lo conosce, meno male. Dovete sapere che io lunedì scorso ho provato a iniziarlo per la primissima volta qua in diretta. No, qua in diretta, ma su Twitch, anzi in diretta. E mai provato prima. E ci sto giocando in questa settimana ogni singolo giorno, una o due orette. E domani in diretta su Twitch di nuovo, la sera,
Vedrò dopo una sola settimana quanto velocemente riesco a speedrunnare quel gioco lì. Perché quello lì ha un chiaro inizio e una chiara fine. E non è troppo difficile capire come si fa una speedrun di quel gioco. E quindi in una sola settimana sto cercando di portarlo al miglior tempo possibile, partendo da zero lunedì scorso. E ovviamente ho documentato il tutto e ci farò anche un video. Quindi se volete vedere io che bestemmio probabilmente perché impazzisco su Hades, domani su Twitch alle 20 è un bel appuntamento secondo me. Salve, devono purtroppo la mia giornata è 3 su 10 perché sono malato. Oh, mi dispiace tanto Kenny. È veramente un fastidio essere malati di domenica soprattutto. Metti che era un giorno settimanale, beh, stavi a casa da scuola o da lavoro. Ti andava anche bene. Domenica mi dispiace, spero che comunque guarisca il prima possibile. A me Rogue Light di quel genere piace tantissimo, infatti Dead Cells è il mio primo live preferito. Ci sta, ci sta. Dead Cells non l'ho neanche ancora provato, prima o poi lo proverò, sono sicuro. Di cosa parla? Sei il figlio di Ade, nella mitologia greca, e devi scappare dall'inferno perché non vuoi più stare nell'inferno. Questo è il succo. Ovviamente, stile roguelike, quindi come The Binding of Isaac. Molto bello. Sì, 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 è veramente divertente già comunque il gioco. Veramente, veramente divertente. Ok, allora direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, abbiamo fatto le nostre belle premesse. Diventa una normale giornata Venezia. Più o meno. Prima di giocare, vi tengo ancora un attimo sulle spine, voglio fare una cosa che non so quanti di voi sanno dell'esistenza di questa cosa. Si chiama Isaac Hall. E ora andiamo subito a farlo quello di oggi. Non spoileratemi se sapete già la risposta. Dammi la tua benedizione per la verifica di matematica di domani. Prenderai 8 più. No, no, non voglio dire 10 perché insomma dopo si esagera. 8 più, un bello 8 più Mario, te lo meriti tutto. Isaac Hall è una versione del Wordle. Ovvero, il Wordle era originariamente un sito dove ogni giorno usciva una parola e tutti quanti dovevano indovinarlo, la parola di 5 lettere. E va ancora avanti, lo faccio anche spesso il Wordle. Hanno fatto un sito simile, appunto, chiamato Isaac Hall per gli oggetti di The Binding of Isaac. Non spoileratemi cos'è oggi, però così che funziona. Ed è bellissimo, vi invito tutti quanti a farlo. Ogni giorno c'è un oggetto nuovo da indovinare. Oggi, il primo oggetto a caso. Alessio, se sei qua, mio caro abbonato, dimmi il primo oggetto da mettere. Uno casuale, dopo vediamo come va. Facciamo questo e dopo andiamo a giocare, promesso. Bisogna dare l'oggetto di T-Boy. Esatto. Io 8 più me lo sogno in matematica. No, è bellissimo, l'hai veramente fatto bene. L'ha fatto uno youtuber inglese di Isaac, tra l'altro molto piccolo. Mi dispiace un sacco che non ha avuto anche troppa riconoscenza, però vi consiglio sempre di farlo perché è troppo divertente. Visto un canale di Isaac tedesco che parla inglese. Esatto, proprio da lui. Metto sempre Brimstone per primo. Ci sta, è un quality 4, ci sta. L'oggetto di ieri era Purity e come vedete... Ah no, non si può vedere. Però tipo ho una streak di 8-10 indovinate di fila. Da quando l'ho scoperto lo faccio sempre. Vabbè, mettiamo un primo oggetto a caso. Lucario, che è la mia mascotte, che sarebbe... quindi Cricket's Head. Cricket's Head, no? Si mette... E qua vengono fuori tutte le cose che sono quell'oggetto o che non sono. Quindi, per esempio, è un oggetto passivo perché è verde, quindi non è attivo. È un oggetto che è sempre sbloccato, quindi non devi sbloccarlo vincendo qualcosa con un personaggio, facendo un particolare achievement, eccetera, eccetera. Ed è un oggetto uscito su Rebirth. Quindi non era nella versione in Flash di Isaac, ma appunto è uscito su Rebirth. Non è un quality 4, quindi o è 0, o 1, 2 o 3. Non... tocca la statistica del danno e non è né marrone né rosa. Quello che è però fa parte o della crane game o dell'item room come pool, no? Quindi si può trovare o nella crane game o nell'item room. E il fatto che è giallo vuol dire che è una delle due, non entrambe. Quindi, cosa possiamo pensare ora? Sicuramente non è marrone o rosa. Non suggeritemi se sapete già la risposta, per favore, che se no si perde tutto il divertimento. È sempre sbloccato su Rebirth, una roba semplice. Spoonbender. Ok, non è neanche quality 3. Ah, cacchio, Spoonbender è del Flash, come non detto. Non è neanche grigio, come vedete abbiamo 12 tentativi in tutto. Non conta le lacrime, ok. Eevee Bag è un attivo, deve essere passivo, Davide. Sedonion è uscito in Flash. È uno dei più vecchi. Infatti qua anche io ho sbagliato. È uscito nella versione Flash Sedonion. My Reflection? Può essere My Reflection. Però forse Quality 3 è My Reflection. Proviamoci, dai, vediamo se è bianco. My Reflection. No, non è neanche Quality 2. Quindi o è Quality 1 o Quality 0. E anche My Reflection è del Flash, va bene. Non ci ha aiutato molto. Non è neanche bianco, cavolo. Sarà rosso allora, forse. Devo cercare un altro... Un altro stile di oggetto. Tipo qualcuno che quando prendi danno succede qualcosa.
Bozo mi sa che è di un DLC successivo rispetto a Rebirth, Nicola. Qualche oggetto rosso ce l'ho. Little Chad. Ah, e Quality 2, tra l'altro non lo sapevo. Ho sbagliato tutto, come l'ho detto, e non è neanche rosso. Però è o un familiar oppure c'entra coi cuori rossi. La descrizione dell'oggetto è che è un familiar oppure c'entra coi cuori rossi. Interessante. Qua ci sono i patti col diavolo, praticamente, che puoi spendere un cuore per avere o la pool o la descrizione dell'oggetto oppure il colore, ma noi non lo facciamo perché siamo molto molto pog. Pyromaniac non può essere perché non è un quality 4. Stem Cell, no, tutti gli HP up sono quality 2, se non sbaglio. Little Loki, non è rosso, non può essere rosso. Dark Bomb è quality 2, sono sicuro, almeno 2, non può essere meno di 2. Ciao Aircast, prima di andare a giocare stiamo facendo Isaac Hall, il Wordle di The Binding of Isaac, che è bellissimo. Il vampiro che ti cura, non mi ricordo il nome, è... Charm of the Vampire, può essere, anche se quello forse è anche del Flash. Vabbè, vediamo il colore, una volta che becchiamo il colore secondo me è molto più facile. È quality 1, è sempre un passivo, eccetera, ok. Non è neanche nero, che cacchio di colore è? Verde. Shit. È difficile, forse, oggi. No, bianco neanche non è. O è tipo verde, o è arancione, giallo. Un oggetto verde. Bob's Brain. È Bob's Brain, secondo me. Fermi. No, cazzo. Non è neanche verde. E niente. Però, ragazzi, mi sa che è un familiar. Perché anche qua, nella descrizione, qualcosa è vero, qualcosa è c'entra. Vedete che, qua è, che sia qua è gialla. E sia qua c'è un familiar. Quindi potrebbe essere un familiar. Ice Baby, no, è uscito su Rebirth. Ice Baby è molto più vecchio, è molto più nuovo come familiar. Non è neanche verde. Niente più Dark Souls. L'abbiamo fatto domenica scorsa e adesso per questa settimana sono concentrato a fare tante altre cose, quindi l'ho messo un po' in pausa Dark Souls. Lo faremo magari più avanti. Il familiare che scorreggia. Ok, Farting Baby. Però non è marrone, quello è marrone. Proviamo a capire di che colore può essere, perché secondo me quello è utile. Sister Maggie, no, non può essere rosso. Ghost Baby non può essere bianco. Ciao Bruschi, bentornato anche a te. Bud in a box? No, perché è sicuramente anche nell'item room. E Bud in a box non si può trovare nell'item room. Il rasoio non può essere un oggetto attivo. Forse giallo. Che cacchio di oggetto giallo abbiamo? Brother Bobby. Blu. Può essere Brother Bobby? No, è uscito sul Flash Brother Bobby. Non è su Rebirth, sicuro. È uscito in Flash. Perché l'ho trovato anche mentre giocavamo The Binding of Isaac in Flash. Il famiglia robot non può essere grigio. Bambo non può essere rosa. Io non lo so, vi giuro, sono in panico. Proviamo un patto. Rotten Baby non può essere verde. King, il famiglio King può essere. Però no, non si può trovare nell'item room il famiglio King. Porca Eva. Le chiavi angeliche qualità sono... Oddio. Sai che sei un genio, Gianluca? Fermi un attimo. Ah, no, quality 0, vabbè. E non è neanche giallo. Porca miseria. Little Steven, no, non è nero. Di che cacchio di colore è sto oggetto? Acid Baby, credo sia sotto marrone. Acid Baby e non è marrone. Fammi un attimo. Sì, è decisamente un familiar, ragazzi. Perché sia qua, in tutti e tre i posti dove c'è un familiar... È stato evidenziato. Arancione oppure viola. Che altri colori ci sono? Forse Little Hush. È blu non l'abbiamo visto. Little Hush mi sa che è uscito non su Rebirth, ma dopo probabilmente. E il manto, stiamo giocando ad Isaac Hall. Stiamo cercando di indovinare l'oggetto di Isaac di oggi. E dopo andiamo a giocare, promesso. Dopo andiamo a continuare a fare progressi per il nostro Dead God. Mongo Friend. Interessante. Mongo Baby. Cazzo, quality 2. Ok, però è blu. Sappiamo che è blu. E è nel baby shop e nell'item room. Quindi sicuramente è un familiar. Ok. Brother Bobby, no, Brother Bobby non è uscito su Rebirth. È uscito su Isaac Flash. Quello che ruba le monete, no, perché non può essere rosa. Allora, siccome qua c'è E arancione, perché c'è blu, grigio o rosa. Rosa sicuramente non può essere, come vedete qua. Neanche grigio, quindi per forza è blu. È almeno in parte blu.
Che cacchio di familiari ci sono, Blu? Che si possono trovare nell'Arkham Room? Sissi! Sissi Longlegs! Sì! Yes! Sì! Let's go, ragazzi! E questo è l'Isacol, vi invito tutti quanti a farlo ogni giorno. Sei entrata a 10 minuti, oh. Ciao Ilenia, scusami, non ti avevo salutato, mi dispiace, mi stavo concentrando su sta cosa. Tutto grazie a Mongo Baby, sì, tutto grazie a Mongo Baby, è vero. Tanto tanto bello l'Isacol di oggi. Ok, andiamo in gioco, direi. Bam bam. Ovviamente, miei cari, siamo sul nostro terzo Dead God, terzo file che stiamo avvicinando sempre di più al Dead God. Nella diretta di Twitch scorsa ho finito anche le ultime due challenge. Ora tutte quante le challenge le ho fatte, tutte quante. E quindi ci manca praticamente solo da sbloccare cose con i personaggi, in sostanza. Mi tenevo solo in 10 minuti e ti ho dato la soluzione di Sissi, non era la metà. Ah, cacchio, scusa Milenia. Non ti avevo notata, mi dispiace. Oggi T-Lilith sbloccata in C-Section, tanta roba Hector, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Buonasera anche a te, caro Jacopo. Allora, come vedete, tanti personaggi ce li ho completati al 100%, soprattutto quelli normali. Quelli Tainted mi mancano un bel po', invece. Mongo Baby mio figlio. Certo, Fabio, giustamente, perché tu sei Kirby. Tainted Isaac l'ho completato. Sono sicuro che Tainted Lilith abbia completato, esatto. Tainted Lost non ci manca tanto, in realtà. Allora, direi, come facciamo di solito, di partire abbastanza con calma. Con un personaggio tranquillo. Dopo proviamo a fare qualche unlock complicato, perché alla fine prima o poi dobbiamo fargli gli unlock complicati. Hey Debra, come stai? Oggi un bel 7 su 10. Tutto bene, tutto veramente alla grande, caro Dark. Direi un 8, tranquillamente un 8 su 10. Dead Blue Baby non sa da fa. Quello forse dopo, se ci ispira particolarmente. Facciamo uno normale, casuale, vediamo dove arriviamo. E dopo andiamo con uno Tainted. Tainted Eden è un Eden normale, caro Giacomo, che... Ah, Lilith normale. Qualcuno la voleva Lilith, se non sbaglio. Questa mossa fuggendo di mano, decisamente sì. Tainted Eden è un Eden normale che però ogni volta che prende un danno rerolla tutti i suoi oggetti e statistiche. È molto particolare. Allora, Boss Rush, Isaac, Blue Baby, Delirium. Easy. Via, 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 via. Bisogna correre per la Boss Rush, ragazzi. Oggi si fanno solo che progressi. L'ordine del giorno è progredire. Death, ok, Lazarus is Rex. Che bell'inizio, si resetta, yeah. No, non voglio continuare a resettare ovviamente. Solo che un oggetto veramente, veramente inutile, Lazarus is Rex. Sembra strano, ma oggi sono su Roblox mentre ci demone. Ci sta. Buon divertimento, lo mio caro. Allora poi, ogni live prima di iniziare si fa una volta Isaac. Sì, si potrebbe fare come tradizione. Secondo me è molto divertente. Mi dispiace perché dopo ve lo spoilerò a voi. Perché ovviamente è per tutti quanti uguale l'oggetto ogni giorno. Quindi se andate ora sul sito e scrivete come primo oggetto Sissi, ve lo indovina con una, diciamo. Quindi è un po' mi dispiace di spoilerarvelo. Però d'altra parte può essere divertente invece collaborare insieme. Demo, non mi copiare. Hai ragione. Allora, vediamo fin da subito se invece questa seconda partita può essere quella giusta, che ci porterà fin da subito a fare tutto quello che ci manca con lei. Con la bellissima Liliana. Per me lei è Liliana. Ciao Angel, il tuo giorno è 7 su 10. Tanti bei voti oggi, eh. Mi fa molto piacere che state tutti comunque bene. Ti ispirai Matti Azazel, sconfitto Ultra Gridian e The Beast. Boh, Matti Azazel è un bel personaggio. È anche abbastanza, non facile ma forte. Non è facilissimo perché alla fine devi avvicinarti tanto ai nemici per usare come si deve il suo starnuto, tra virgolette. Però è bello forte. Quindi ci sta. Non mi stupisco troppo. Appena spoilerato l'item di oggi. Lo so, appunto. È quello che avevo detto. Mi dispiace. Però secondo me farlo in live è divertente. Molto divertente. Lasciate un hive mind. Il mio personaggio preferito, caro Mario, è decisamente Kane. Il sano e vecchio e semplice Kane. Spider Baby. Vabbè, il buon, sano e semplice Kane, perché lo trovo da una parte bello forte e bello soddisfacente, e dall'altra tranquillo, senza troppi fronzoli, come si dice. È bello e basta Kane, secondo me. Poco da fa. Vediamo se riusciamo a far esplodere quel coso senza testa vicino al mostro. No, purtroppo è esploso per i cavoli suoi, fa niente. Allora, per chi non conoscesse Lilith, giusto un piccolo dettaglio. Lei, ovviamente, come vedete, è bendata e c'ha solo il suo piccolo incubus ad attaccare al posto suo. L'oggetto attivo con cui lei parte è il Box of Disaster nella mia mod, ma il Box of Friends nel The Binding of Isaac normale.
e duplica tutti quanti i famigli che ci sono all'interno della stanza. E quindi è veramente in realtà ottimo trovare qualche altro familiare con lei. O famiglio, come volete chiamarli. Mamma mia, che brutti oggetti. Non credo che neanche che il Blood Cult funzioni. No, funziona, ok. Meno male che funziona. The Beast e Mada le abbiamo già fatte. Dobbiamo semplicemente correre per la boss rush. E va bene. E va bene così. Vado perché sono fuori con i miei amici. Ciao. Buon divertimento, caro Angelo. Un saluto a te e agli amici. A presto. Grazie per essere passato anche solo per un saluto. Ciao, spero tutto bene. Assolutamente tutto bene, caro Ismaele. Scusa, ma sei anche sulla piattaforma viola con lo stesso nome? Sì. Aggiungici un 24 e sono anche sulla piattaforma viola. Comunque trovi il link in descrizione, caro Ismaele. Sia del server Discord, se volete venire con noi su Discord a farci qualche chiacchierata divertente insieme, e che del sito viola. E boh, anche le mie pagine Instagram, anche se in realtà non le utilizzo quasi mai, ma se vi va. E soprattutto, vi chiedo ancora una volta, adesso che siamo veramente tanti, mi fa un sacco piacere che siete tutti qua con me, lasciate un bel mi piace alla diretta, l'aiuta veramente tanto a crescere. Buonasera Lulloboy, bentornato anche a te. Puoi rispiegare Lilith perché c'era la pubblicità? Certo. La Patong! Scusate, sono facilmente emozionabile e... sì, la Patong. Così aumentiamo subito la velocità. Lilith è bendata, c'ha il suo compagnetto Incubus vicino a lei che spara al posto suo. Quindi tutte le sue lacrime sono trasmesse invece su Incubus. E con il Box of Friends, quello il mio oggetto attivo in alto a sinistra, si può duplicare tutti i famigli che ci sono all'interno della stanza per le battaglie più complicate. È abbastanza lineare, però appunto ha la peculiarità di essere lei molto, molto cieca, molto ciecata. Non può sparare direttamente lei. Buono, Maggie's Faith! Direi un ottimo trinket. Ci dà un cuore eterno ogni volta che passiamo in un piano successivo. Niente, niente male. Mi sbaglio o è OP? Diciamo che ha anche le sue difficoltà, perché non sparando direttamente davanti a sé, ma sparando Incubus un po' dietro di lei, qualcuno si deve abituare magari. Io sono Peter Griffin? No, ti prego, dai. Non ho le ossa così grosse. Il mio obiettivo però per questa run è Boss Rush, quindi dobbiamo correre entro 20 minuti a sconfiggere mamma, Isaac Blue Baby, e credo che prenderò anche le chiavi per andare a Mega Satana, perché così se... Non trovo il portale per Delirium, siccome mi serve anche Delirium appunto. Dopo Blue Baby posso provare ad andare a Mega Satana e vedere se lì invece trovo il portale. Tractor Beam, un ottimo oggetto, un bel Tears Up. E sparo le lacrime io ora. Che figata ragazzi. Ho tolto la debolezza di Lilith. Sparo le lacrime io davanti a me, grazie al Tractor Beam. Che roba bella. No vabbè, non mi ricordavo di questa interazione. Non mi ricordavo assolutamente di questa bellissima interazione. Ora è OP, ora posso dire che è OP, sono d'accordo. Anche perché usando il Box of Disasters duplico i miei famigli all'interno della stanza. E quindi sparo tipo 20-20 davanti a me. Ma che cacchio di figata, iniziamo già a citare, un po' sì. Qua lo ammetto, è abbastanza fortunata quello che mi è uscito. Anzi direi piuttosto fortunato, oserei dire. Purtroppo non ho bombe, non ho tanti consumabili, quindi andiamo avanti e saltiamo il patto col diavolo, appunto perché voglio andare per quelli con l'angelo, per potenzialmente andare a Mega Satana nel caso ci serva per raggiungere Delirium. Per ora corriamo e cerchiamo di sfruttare libreria. 2020 non sarebbe male. No, 2020, scusate, Bookworm, la trasformazione. Datemi qualche libro bello. Monster Manuel. Tre comunque libri, fantastico. E abbiamo anche subito Bookworm, ragazzi. Questa partita non poteva iniziare in maniera migliore. Oddio, sì, poteva, ma insomma, avete capito il senso. Che figata di gioco, non si smette mai di imparare. Assolutamente sì. E questa è una delle robe più belle di questo gioco, Ismaele. Veramente non si smette mai di imparare. Anch'io imparo sempre robe nuove, nonostante che abbia, cosa, 1500 ore, se non di più ormai. Come risolvere il problema di Lilith in due room, esatto. Decisamente esatto. Usiamo qua pure il box. Ecco, se ci trovassimo anche solo un altro famiglio, saremmo già puliti, puliti, puliti. Se trovi un Sacred Heart non è male. No, assolutamente non è male. Anche perché è il mio oggetto preferito, Sacred Heart. Speriamo che questa item room sia anche soddisfacente come lo sono state finora. Tranne la prima, che vabbè. Ci stava in realtà. Col seno di poi la prima era anche bilanciata. Come fa Mystery Book a essere Q3? Beh, in realtà avere full mapping non è male, eh. Oddio, sì! Che bello oggetto! Speriamo ora di aumentarci un po' di più la fortuna, che qua veramente può essere molto utile come cosa. Devo stare un attimo attento alla vita, ovviamente, ma insomma, credo che ce la potremo cavare. 9 volt! Beh, per 9 volt non mi frega niente, esplodo la macchinetta. Non mi frega nulla, ma per 9 volt esplodo la macchinetta, raga. Il fatto di poter usare
più frequentemente il Box of Disaster mi aiuta veramente un sacco. Tutti gli oggetti che aiutano, gli oggetti attivi, che si trovano spesso e volentieri nel negozio, tipo la battery, eccetera, eccetera, sono veramente, veramente forti con lei. Range up, va bene. Range up. E devo smettere di prendere danni perché la mia vita sta vacillando. Con lei ero trovato... ah no, con Bethany. Secretario del secondo piano, tantissima roba, Fabio. Obiettivo, come vedi, Boss Rush, Isaac, Blue Baby e Delirium. Ah, sei la noce di cocco, cara Roberta. Ci sta, ci sta, ci sta. Ti giuro, mi ha fatto un sacco ridere quando ti ho visto entrare nel server. Ok, vabbè, in realtà l'avrei guadagnato il cuore in più appena avevo finito questo piano, ma fa niente. Box of Disaster subito. Lei è andata, purtroppo niente patto con l'angelo, però abbiamo ora il famiglio che anche si duplica quando abbiamo, ovviamente, quando usiamo il nostro book, sì, Box of Disasters. Steam Elements non si è ancora sistemato. Dopo l'ultimo messaggio che gli ho scritto, mi hanno scritto: ti sapremo dire il prima possibile almeno qualche novità. Non mi hanno ancora riscritto, io sono stufo di scrivergli. E sinceramente in questa settimana ero già abbastanza impegnato, quindi non ho avuto neanche il tempo magari di provare a trovare qualche altra soluzione o quello o cosa so. Però sì, purtroppo, magari per chi mi segue da poco, vedete che queste dirette sono un po' scarne. Non c'è la vostra chat che mi piacerebbe avere, non c'è un bello overlay intorno alla mia webcam, eccetera, eccetera. Questo è perché il sito che usavo appunto per queste cose, purtroppo, non so cosa sia successo al mio account, ma si è un po' rovinato, diciamo così. Certe funzionalità non funzionavano più, scusate il gioco di parole. E quindi ora sono un po' appunto scarno, così alla buona. Spero di tornare il prima possibile ad essere anche visivamente piacevole durante le dirette. Non che non lo sia, ma insomma, si potrebbe sempre far meglio. Ah, non era qua la Secret Room? Giuro che ci avrei scommesso. Non puoi cambiare sito? No, non ce ne sono altri. Non ce ne sono altri come quello che funzionano bene. Purtroppo per quello che fa Stream Elements, soprattutto per le live di YouTube, mi serve. Un bel YouTube 2014. Esatto. Siamo molto... molto rustici. Ma quasi vintage, si potrebbe dire. Che dite? Aia. La mia rusticità però qua mi sta facendo prendere tanti di quei danni che metà basta. Oggetto migliore per Lilith e BFFs? Assolutamente sì. Sapete che qua proprio non saprei che fare. Skip? Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, amici. Andiamo a vedere cosa ci dà il patto con l'angelo, sempre che lo troviamo, col 72%, quindi spero di trovarlo. Se ci dà qualcosa che ci migliora tanto le lacrime, tipo Godhead, Sacred Heart, robe del genere, non ci prendiamo Dr. Fetus. Altrimenti ci prendiamo Dr. Fetus. Noi qui siamo amanti al rischio, però fino a un certo punto. Prendo che schifo tutto. In che senso? Ah, le porte dici tu. Ok, patto con l'angelo effettivamente trovato. Molto molto bene. Immaculate Heart. Fuck, che è un gran bell'oggetto. Sapete che io non prenderei Dr. Fetus. Per il meme. Ma io sono un professionista. Però, raga, se duplico tante volte... No, raga, non lo prendo. Non lo prendo. La boss che domina l'attivo diventa un bombarolo. Infatti, divento troppo incasinata la situazione. Sondaggio, ma voi dite sì. Lo so già che voi dite sì per il meme e bla bla bla. Sto provando a prendere la grid col pick up che fa aprire le ceste dorate senza chiave. Ci sta, ci sta, ci sta. Quello è molto utile, effettivamente, Lolloboy. Parlo per il meme del professionista. Qua mi stai già accattivando, signor Pablido. Sarebbe stato top solo con Pyromania, così secondo me... infatti, raga, mi ammazza, fidatevi. Quando inizio a moltiplicare troppe volte il mio Incubus, spara troppe bombe. E gli rimbalzano null'altra, mi sa, con lui. Più avanti te ne penti. Secondo me no.
Così vi dimostro che non servono oggetti forti per vincere una partita. Usiamola come... come lezione di vita. Il coupon. Come avete imparato dal video che è uscito ieri, è il coupon El Zè. Dottor Vito non skippa mai. Sì, certo che si skippa. E avete già abbastanza forte. Sì, infatti. Dico proprio te ne pendi se lo prendi. Ah, infatti, fette, hai ragione Ismaele, sono d'accordo anch'io. Mi sto allontanando dallo studio solo per dirti di prendere Dr. Fetus. Grazie Hector, bravo. Sondaggio, sondaggio. Ma il sondaggio dici sì, lo so già, non serve neanche fare il sondaggio. Come si rigenera la donation machine? Non si rigenera, se una volta che le esplodi durante la partita non puoi più... non puoi più donarci monete. Va bene, dai, lo prendo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Però... mi dovete qualcosa. Mi dovete dire... ma che... no, raga, ma con Immaculate Heart le bombe girano intorno a me. Oh, Cristo. No, raga, sono morto. Sono morto, è finita la partita. È finita la partita, tranquilli. È finita la partita. Beh, l'idea chest in realtà si può duplicare, che non è male. Perché l'hai preso? Perché mi stavano pressando, Gabriele. Ah, no, perché... ok, no, non è per l'Immaculate Heart. Che vanno verso il laser, praticamente. Vanno verso il laser, ok. La partita è scolatissima, non mi ascolti mai, ti avevo indovinato Sissi. Lo so, Ilenia, io giuro che non l'avrei preso. Avete visto quanto mi hanno pressato? Non voglio dire che sia colpa vostra, ma un po' è colpa vostra. Come si fanno prendere danno dalle bombe? Non prendendolo. Era la risposta giusta, Guido. Ciao, I don't care about biscuits. Bentornato, mio caro. La risposta giusta era non prendendolo. Perché non ho dato ascolto alla mia coscienza e ai pochi di voi sensati? What? Perché sono spawnati due trinket? Ah, dalla little chest, ok. In realtà questo non è male, lo store credit. Vediamo se ci può dare qualcosa di buono nel negozio. A gratis. Sono contento che l'hai preso, meno male. Ti sei perso in realtà niente di che, fa culo. Niente di che. Poi questa è una double tinted rock, molto interessante. No, raga. Cioè, per non prendere danni non devi cambiare direzione dopo che hai sparato. Non devi guardare in un'altra direzione dopo che hai sparato, se no la bomba appunto andare verso il laser. Che fastidio. Vabbè. Niente di che in realtà. Abbiamo giocato ad Isaacle. All'Isaacle di quest'oggi. Abbiamo indovinato insieme l'oggetto. L'oggetto misterioso su The Binding of Isaac di oggi. Mannaggia il cazzo! Ah! No, dai. Sarà molto molto difficile. Ah, però abbiamo Succubus, ora ho visto. Anche quello era ottimo senza Dr. Fetus, ma vabbè. Reset, ma che reset? Ma figuriamoci. Adesso patite insieme a me sta partita, me l'avete fatto prendere. Mo la patite insieme a me la partita. Assolutamente sì. In teoria, Lucario potrebbe darmi qualcosina, siccome ho tante chiavi. Non volevo aprire anche l'altro coso, però. Mamski! Bravissimo, cacchio! E dovrei giocare anche a Teddy, ora che ho Dr. Fetus, per vedere se mi dà un potenziamento per le bombe. Siccome bombe non me ne servono assolutamente più, con Dr. Fetus, appunto. Speriamo che Teddy mi dia un buon potenziamento per le bombe. Dai, Teddy, fai il bravo. Fai il bravo, Teddy. Non ha fatto il bravo. Dovrei anche correre io, perché ho 6 minuti per arrivare alla boss rush.
E sarà un cesso allucinante. Ovviamente. Questo è un piano XL? No. No, non lo è. Qua c'è il boss. Vorrei velocemente raggiungere il negozio se posso. Mamski aumenta di un bel po' il loot delle ceste. Quello che viene fuori dalle ceste che si apre, che si possono aprire. Tipo quella grigia lì sopra. Lucario, qua ti esplodo però, scusami. Così mi è aumentato anche la possibilità di un patto. Questa è High Priestess, boh, vabbè. Così muore più velocemente. Vabbè, no, se mi dà qualcosa tipo Hot Bombs, no, non è che è nocivo per me. Anzi, fa solo che più male ai nemici. Voglio trovare velocemente il negozio perché c'è lo store credit. Non vedo perché no. Lì c'è un Eternal Heart. Oh, BFF! Raga, vi odio! Giuro che... sarebbe stato fantastico. Non credo che faccia niente ora con le bombe. Non credo sinceramente che faccia niente con le bombe. Mamma mia, vi giuro, sono molto molto salato in questo momento. Trovo Pyromania così il contenuto per Ovidio. In quel caso sì. Però... dura. No, allora, caro Raf, se sei su Play puoi comunque vedere le statistiche. Ma devi avere il DLC apposito. Poi se hai Repentance, le statistiche si possono vedere se le attivi da qua, Found HOD. Vedi, se le metto off le tolgo, se le metti on vengono fuori. Quindi quello non c'entra in realtà, anzi non c'entra che sei da PlayStation per non vedere le statistiche. Comunque il patto con l'angelo lo forzi non prendendo il patto col diavolo. Se non entri nemmeno nella stanza del patto col diavolo, forzi un patto con l'angelo. Muori. Devo che ho 4 minuti per andare a mamma. Oh, la Emperor a posto. Con la Emperor ho la certezza di andare a mamma. Scherzavo. Strength, va bene, whatever. Usiamo la High Priestess per uccidere subito l'angioletto. Try Saigon. Ragazzi, io vi odio. Non funziona Try Saigon con le bombe, ovviamente. Credo. Anzi, sono abbastanza sicuro di ciò. Oh, cribbio, cribbio, cribbio. Vero? No, non fa niente. Porca miseria. Posso togliermelo? Tocca spegnere 20 euro per un DLC. Sì, assolutamente, Raf. Tu non hai idea di quante robe belle aggiunga il DLC. Almeno le lacrime di Immaculate Heart sono con Trisaigon, dai. Ti togliono? No, che non lo tolgo. Fatelo con l'angelo forzato solo ad Afterbirth, in poi solo Birth non funzionava così. Ah, ok, non lo sapevo, Lupovo. Ciao Marco Polo, bentornato. No, raga, scherzavo, assolutamente non lo tolgo. Che state a dire? Dopo perdo la mia fiducia di mastro Isaacatore, che vince in qualsiasi modo. Kill enemies, drop coins? Ma sì. Ma certo. Can you die, please? Thank you very much. Sapete, ragazzi, che oggi ero a pranzo con degli amici e ho cucinato delle fantastiche, delle celeberrime empanadas per tutti quanti. Le empanadas sono tipo dei saccottini messicani pieni di cose molto molto buone e saporite al loro interno. E le ho fatte veramente spaziali. Ci ho messo dentro la sausicchia e... oddio, Forgotten Lullaby! Raddoppia il fire rate dei famigli. Madonna, sto trovando tutte le cose giuste. Se solo non avessi sto cacchio di Dr. Fetus, vi giuro. Ci avevo messo dentro la salsiccia e i fagioli, che erano molto molto buoni. Fatti veramente eccellenti, devo dire. Il trinket che ho appena preso, ragazzi, la Forgotten Lullaby, duplica il fire rate dei famigli. Solo che ovviamente con Dr. Fetus non importa niente. Non c'entra niente il fire rate. Sei tornato P. Lo sarei stato già anche senza Dr. Fetus. E quello è il fatto. Magari trovi Epicax immune alle bombe. Devi pensare positivo così vincere la partita. È l'ultimo piano, no? È l'ultima item room. La vedo dura. Ottima run per Lilith. Se non avessi Dr. Fetus sarebbe un'ottima run. Sono d'accordo. Siccome Dr. Fetus, siccome voi mi avete costretto, non è un'ottima run. No, non lo è. E voglio trovare l'item room prima di andare al boss. Ok.
Magari trovo Ipecac nella boss rush, dai. Quello ci potrebbe stare. Ipecac è quello che ti fa sparare le lacrime esplosive verdi. Proprio le lacrime, non le bombe direttamente, ma le lacrime esplosive. No, questa stanza è terribile. Dove cacchio è la item room? Iniziamo a skippare qualche stanza, se no qua non ce la facciamo. Attento che ho poco tempo, lo so. Ma c'ho la Emperor. La userò. Non appena... Ok. Entro in questa... Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio, come cacchio ho fatto a schivare quelle cose. Beh, dai, in realtà è un altro famiglio. Male non fa. Andiamo. Isaac! Che forte che sarei se non avessi sti cosi. Ste bombe. Che forte che sarei. Devo andare verso l'alto. Andiamo a fare sta boss rush, dai. Se la perdi non è colpa nostra. Li avete praticamente messo al muro, caro Kraft. Chi ti ha obbligato a prendere? Nessuno ti ha detto che fa qualcosa se non lo prendevi. Sì, sì, sì. Mi avete praticamente messo con le spalle al muro, non dite di no. Gimpy, bucket, Ball of Tar non è male. Il Tough Love non mi serve perché ho Dr. Fetus. Gimpy, dai. Sì, esatto, esatto. Biscotto. Biscottino. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Boom. E iniziamo a duplicarci. Devo stare attento alla vita qua io, eh. Iniziamo a duplicarci gli amichetti comunque. Porca miseria. Two of Diamond, va bene. Dai su Beppi, butta il 2 di danari. È vero, c'abbiamo il Cube of Meat che dopo si duplica all'infinito, tipo. Cioè, forti siamo forti, ma quello che manca è... Magari devo anche semplicemente abituarmi io a tutto. Dio! Soul of Lilith, ottimo quella. Aia. Raga, non trovo... non trovo cuori. Dove sono dei cuori? Li avevo visti, ero sicuro che c'era qualche cuore. You made a Super Meat Boy? Non l'avevo mai fatto? Oh mio Dio, non l'avevo mai fatto Super Meat Boy. Come achievement in questo terzo file. Assurdo. Un cuore eterno che mi prendo dopo. Una Joker Card, interessante. La piccola cesta ci sta dando tanti di quei... Tanti di quegli unlock che metà basta. Ok, doppio cuore eterno, allora posso prenderlo. Very nice. Non sto ancora usando la Soul of Lilith, semplicemente per il fatto che nel caso che, per esempio, mi spone una iera, posso ierarla e avere due famiglie invece che uno solo. Che non sarebbe per niente male, sinceramente. Io non so più che fa. Sono veramente in panico. Non duplicherò più neanche gli amichetti qua, perché sennò ho paura di fare cose sbagliate. E di esplodere, tipo. Dammi altri cuori, ok. Dai che mancano solo poche ondate. Non ci sto capendo assolutamente nulla, sappiatelo. Se non ci state capendo nulla voi, sono anch'io così, tale quale. Porca Eva. Ok, ho la vita piena, meno male. Oddio. Cosa sta succedendo? Dove sei? Dark One, vieni qua. Ok, morto. Manca solo un'ondata. Ok. Sono ancora vivo? Immaculate Conception. Grazie a Dio. Dammi questo speed up.
Mamma mia, che casino. Sei immortale? Non sono immortale. Hai visto quanti danni che stavo prendendo? Assolutamente non sono immortale. Allora, Soul of Jacob and Esau. Soul of Jacob and Esau. Magari mi dava qualcosa di buono. Usiamo invece poi la Soul of Lilith. Che è andata sulle spine, mannaggia. Little Delirium, no, che brutto famiglio. Vabbè, fa niente, dai. Mom's Pearl, che trinket ci teniamo? Direi comunque la Cracked Crown, dov'è? Che è molto molto forte. Non la trovo mica. Ah, perché stavo guardando con Esau. Con l'Esau momentaneo che mi è comparso. Cracked Crown. La Joker Card potremmo usare. Secondo me abbiamo trovato un patto in questo piano. Andiamo. Almeno le bombe ora sono a ricerca. Almeno le bombe ora sono a ricerca. E quindi forse faccio meno danni. Faccio meno danni a me stesso, ecco. Almeno quello. Sarei molto più forte senza Dr. Fidus, comunque. Giusto per precisare la situazione. Sono a ricerca OP, ma conta che seguono comunque il mio laser. Quello non cambia. Praticamente le lacrime di ricerca attraggono almeno un po' le lacrime verso gli nemici. Però sono comunque verso di me. Scusami, no, verso di me, verso il laser, volevo dire. Senza Dr. Fetus sarebbe molto molto meglio. Secondo te va bene perché non stai notando lo sforzo che sto facendo per evitarle, Guido, fidati. No, non lo so, punti di vista. Non stai giocando sul mio file. Non stai avendo l'esperienza diretta, fidati. È complicatissimo gestire queste bombe. Ho ancora una fracca di vita. Sì, quello è vero. Ehi, pony? Ma sapete che è quasi quasi. Posso anche volare. No, dai. Habit. In realtà, male non va l'habit. Non so neanche perché ho esploso la statuina, ma insomma, per sfizio più che altro. Impazziscono, insomma, non sanno che seguire. Esatto, Ismaele, esatto. Ho lasciato una sgommata sulla sedia. Fa molto piacere. Ciao caro Gabriele, scusami, adesso ho letto il messaggio. Mi fa molto piacere che sei qua, anche tu. Come sta andando la tua giornata? A te e a tutti quelli che non mi hanno ancora risposto su come sta andando la loro giornata da 1 a 10. Dovete sapere che la regola, che quando si entra qua in diretta con me, bisogna dire fin da subito come sta andando la propria giornata da 1 a 10, eh? Assolutamente subito. Habit, il vestito della suora, fa sì che ogni volta che subisci un danno ti si ricarica l'oggetto attivo. Senza Dr. Fetus sarebbe troppo facile. Ah, ho capito com'è. Ho capito com'è. Sono talmente bravo che mi serve la sfida in più. Te l'ho detto, ci sta, Marco, ci sta. Ovviamente esagero, lo sapete bene. Alla fine della partita, indipendentemente da come la finiamo, solo The Lost. Bercano, The Moon e Hangman. La Bercano lo usiamo così. Per sfizio. E anche la Moon Card. Vediamo dove ci porta. Oh, Magic Mushroom, no adesso? Not quite. La cosa brutta è che... No, a parte che non mi serve Hush, ma non andrei comunque neanche a Hush, perché con Dr. Fetus non è forte andare a Hush. Però potete trovare Pyromaniac da Hush. O Teddy potrebbe darmi un potenziamento per le bombe. E Isaac, Blue Baby, Delirium. Manca, Fabio. Perché la stanza con la spada, Challenge Room, sono... a volte chiusa. Allora, la stanza con la spada è la Challenge Room normale. E solo se hai full vita puoi accederci. Se invece vedi la stanza col teschio, che è la Boss Challenge Room. Le bombe praticamente ce l'avevo già, ma fa niente. La Boss Challenge Room puoi entrarci solamente se hai uno di vita, invece. C'è un HP solo. La challenge normale solo se hai full vita. La boss challenge room solo se hai uno di vita. Sciogli Hush con le bombe? Assolutamente no, Raff, fidati. Assolutamente non lo sciolgo. Anzi, è una delle debolezze dell'essere contro Hush. Il fatto che le bombe non gli fanno tanto male. La sua armatura lo protegge dalla maggior parte dei danni eccessivi che farebbero le bombe.
Prendiamoci la Soul of the Lost, metti che troviamo per caso un patto col diavolo, anche se la vedo dura. Lo sbomboli. Ehi, ciao. Esplodi. Scusa, demonietto. Almeno così ho un po' di possibilità in più di trovare un patto. Ah, non è di qua il boss? Bro. Teddy. Un altro Teddy. Dammi un altro potenziamento per le bombe. Bravissimo, Teddy. Ecco, questo... questo ha fatto effettivamente aumentare tipo a dismisura il mio danno. Questo sì, questo lo ammetto. Qua ora sciolgo forse anche Hash. Le lacrime tra i Sagon fanno danoni. Pensa senza... pensa senza il coso, CRT. Cosa sarei? Pensa senza il coso cosa sarei. Wow, bello il Mousepad. Meno male che ho trovato... ah, fuck. Meno male che ho trovato la botola. Preferisci Mario o Wario? No, vabbè. Luigi, ma se proprio devo scegliere comunque Mario, dai. Wario è proprio triste. Judgment. Ma schioppa di nuovo, voilà. Povero, l'ho fatto schioppare due volte in questo piano. Sì, devo semplicemente sparare e dopo non cambiare più direzione e... cioè, praticamente non muovermi. Sparare e non muovermi. Quello devo fare. In sostanza. Waluigi ci sta. Appunto. Porca cacca. Porca cacca mi mancava anche a me, come, come insulto. Non so da dove mi sia venuto fuori. Balls of Steel, ottimo. E Lockdown. Ah, peccato Lockdown. Perché la fiamma mi farebbe tanto danno. Non ti va la toolbox perché schiacciato non mi va. Devi attivarla allora, Guido. Se sei da PC devi attivarla dall'impostazione di Isaac. È molto complicato spiegare qua in diretta, quindi al massimo vai a cercare su internet come si fa. Però devi attivarla se non ti va. It lives fight, amici. Vive molto molto brevemente questo cuoricino. Molto bene. Non ho neanche duplicato i cosi, non so neanche perché. Andiamo a Dash? Per il memino, tra virgolette? Potremmo trovarci tipo... come si chiama? Appunto. Ma... Pyromaniac. Mask of... no, come si chiama? Host Hat, eccetera, eccetera. Potrebbe esserci la scelta. Cambia qualcosa tra Mamsard e Eclipse? Sì, hanno due pattern di attacchi leggermente diversi. Tanti mi dicono di no. Qualcuno mi dice di sì. 99 monete direi di sì. Ma sì, andiamoci, dai. Vediamo se effettivamente lo scoppiamo oppure no. Per un po' di intrattenimento in più, dai. Allora, però ragazzi, non spammate, mi raccomando. Cioè, la cosa è rispondere, eccetera, ma non spammate messaggi a caso, se no vi devo mettere in timeout. Mi dispiace, però non serve spammare. Come dice bene anche il buon Kibby. Oh, di nuovo un altro demonietto. Vai, a te ti gioco, dai. A te gioco, anzi, non te ti gioco. Che fa molto strano dire a te gioco. Ti gioco, direi, che forse è la cosa più bella da dire. Un bicchiere d'acqua. Un sorso d'acqua, anzi. Cin cin. Per un po' di vita in più. Vediamo cosa c'è di qua. La ciofeca. Ciao, Hades, bentornato. Una mega chest! Ora l'ho lootata. Strength, ottimo contro Hash, la strength card. Dammi due oggetti. Ah, che cacchio me ne faccio i consumabili. Andiamo. Devi essere un po' più bravo con me. Ed è qualcosa tu? Una pillola, paralysis e un'altra pillola range up. Va bene. Un altro cuoricino. Amici, direi che siamo belli bulky. Anche perché ora con la strength card arriviamo a full vita in questa stanza di Hash. Ottimo. Ultimi approvvigionamenti così a caso. No, ecco il King Baby, non volevo prenderlo. Raga, il King Baby proprio non volevo prenderlo. Vabbè, proviamoci, andiamo. Tutto ok, caro Bischi. Sono molto contento oggi. Molto sereno, tranquillo. Oh mio Dio, che casino. Ho avuto un weekend molto bello. Tra l'altro è qua in zona
la mia bellissima morosetta Saretta. E quindi, ma sì, duplichiamo ancora i famigli, dai, let's go. E quindi ho passato proprio un bel weekend. Per chi non lo sapesse, per chi è un po' più nuovo, ho una bellissima ragazza, ma purtroppo studia via. Io sono del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia, e lei studia a Trento, all'università. E quindi purtroppo non ci vediamo così spesso durante il periodo scolastico, diciamo così. Però per questo weekend è stato in zona, quindi sono stato molto bene con lei. E amici, direi che l'abbiamo un po' squagliato, dai. Direi di sì. Direi di sì. Direi che non c'è stato troppo impegno richiesto, ecco. Porca miseria. Porca miseria. Il Blue King praticamente comanda gli altri fanciulli. Vedi che ora tutti i fanciulli seguono lui invece che me? Questo fa il Blue King. Che in realtà, forse scherzavo, forse è quasi positivo. Tipo nella stanza contro Delirium, che è bella grande, se io mi allontano, il Blue King, posso comandare comunque dove vanno le bombe grazie al laser. Però posso starmene bene a distanza. Forse in realtà è positivo, scherzavo. Dai, dai, che forse può essere una bella run. Come si sblocca Hush? Dopo aver sconfitto per l'undicesima volta il cuore di mamma, quindi dopo aver sbloccato Blue Baby, caro Dado, sblocchi anche il boss Hush, però per accederci devi arrivare al cuore di mamma, barra It Leaves, entro il 30° minuto di partita. In ogni partita puoi sbloccarlo solo se ci arrivi entro il 30° minuto. Se hai ancora questi dubbi, diciamo, più nuovi, ti consiglio molto il mio video che ho fatto un bel po' di tempo fa, La Guida per Novizi. E lì ti spiego tante belle cose che sono sicuro ti possono essere molto utili. Ora ragazzi, Isaac Blue Baby e dopo Delirium, si spera. Si spera veramente. E me li dai 5 euro dopo che ti ho detto le bombe bypassano lo scudo di Hush? No. Che mo io devo pagare voi? Si sta invertendo la situazione qua. Poi, se non sbaglio, le bombe sì, ma quelle di Epic Fetus non so, quelle di Dr. Fetus non sono sicuro che le bypassino, eh. Fatemi un attimo controllare. Hush. Cioè, esatto, si sta ribaltando la situazione. Deossa tua libera di. Ecco, infatti. Guarda. Siamo sul damage scaling, no? Le esplosioni, bomb damage, most explosive damage, eccetera. The following items that deal explosive damage are exceptions and do not bypass damage scaling. Dr. Fetus non bypassa l'armatura di Ash. Le bombe sì, ma le bombe di Dr. Fetus non lo fanno, caro Raf. Sei stato demonebluizzato, mi dispiace. Lazy Batman? Sì, certo, Gabriel, assolutamente. Ora fai mic drop. Mic drop, M-I-K-E drop, scusate. Certo, certo che lo conosco, Lazy Batman. Non è che guardo tanti dei suoi video, perché alla fine sono molto semplici e quasi pigri, mi viene da dire. Però sì, insomma, è sicuramente famoso e rispettabile. Non ti è arrivata la notifica? Mi dispiace, caro Igor, sarà perché ho programmato la diretta molto poco prima rispetto a quando si iniziava appunto la diretta, perché purtroppo non ho avuto tempo nei giorni scorsi, mi dispiace per non avervi dato un po' di preavviso, quindi forse per quello. Con l'ultimo DLC all'inizio lo faceva. Se. Come si arrampica sugli specchi. Scherzo. Riassunto di video di Lazy Batman. Sì, più o meno sì. Più o meno questo è riassunto di video di Lazy Batman. Quello sono d'accordo. Mi godo di essere live. Sì, goditela, perché questa partita è veramente incredibile, caro Igor. Oggi, ragazzi, per chi è arrivato un po' dopo, è una live molto tranquilla. Cioè, molto straightforward, mi viene da dire, quasi. Stiamo semplicemente facendo più progressi possibile per arrivare il prima possibile al terzo Dead God. E abbiamo iniziato facendo un bellissimo round di Isaac Hall.
che è il Wordle di The Binding of Isaac, che chi non l'ha giocato è veramente divertente. E adesso siamo qua con Lilith a stravincere. Spero solo, anzi spero vivamente, che mi si apra effettivamente il portale per Delirium. Sarebbe un peccato mortale che non mi si apra. Ragazzi, mi sono spawnate le Twisted Pair. Ho Incubus e Twisted Pair ora. Oh mio... E Conjoined. Sparo tante di quelle bombe che metà basta. Holy cow. Il Dead God è il platino del gioco, praticamente. Platinare il gioco significa avere il Dead God, che sono questi qua. Sì, io ho platinato i primi due file e adesso lo sto facendo per il terzo, sì. Vedi, Lazy Savage, gente, siamo salsa con dell'oste. Oh, Death Certificate. Esatto. Esattamente così, video di Batman. Alright. Ho un dubbio, in Afterbirth Plus si possono sbloccare solo Keeper, The Lost e The Forgotten, i personaggi speciali che non compaiono nella lobby? Sì, cioè, quelli sono i... Quelli che non compaiono nella lobby sono quelli. Eden all'inizio non compare, ma si sblocca subito dopo aver sconfitto per la prima volta il cuore di mamma. I tre speciali sono quelli, sì, Pill Lamp. Quei due aggiunti a Repentance sono Bethany e Jacob Esau e ovviamente tutti quanti i Tainted. Non so neanche a dirlo. Cursed Eye! Oh! Sicuro che lo prendo il Cursed Eye. Due volte lo prendo il Cursed Eye. Ciao Giacomo, bentornato. Wow. Due volte lo prendo il Cursed Eye. Qua non mi riuscirete a convincere, ragazzi. Hai ragione, Brambillieri. Un minion... Ma poverino, Isaac. E dopo vi mostro cosa fa Cursed Eye, se qualcuno non lo sa. Rune Bag, ottimo. Voglio vedere se finisco anche... anche Blue Baby con la sola esplosione. Voglio assolutamente vedere ciò. Mamma mia, che rotto che sono. E comunque sì, ho avuto altri minion, caro Brambillero. Cursed Eye praticamente ti fa sparare una, raffiche di 4 lacrime. Solo che la cosa terribile, non so se hai visto il video che è uscito ieri, Biscuits, che era uno di quegli oggetti che ho preso all'inizio. La cosa terribile di Cursed Eye è che quando prendi un danno intanto che stai caricando queste 4 lacrime, ti teletrasporta in giro per la mappa casualmente. È un drawback terribile, terrificante e fastidiosissimo. Quindi per quello lo odio. E un po' tutti lo odiano in realtà. Sì, il gioco pesce, potevo almeno toccarlo, avete ragione, per il memino. Che video è uscito ieri? È un riassunto di una diretta precedente qua su YouTube fatta. È stato molto divertente, l'ha editato al 90% il buon Francesco, il mio editor. E lui è veramente molto più cacciarona rispetto anche al mio livello di editing, però secondo me è mega divertente quel video. Andatevelo a recuperare dopo la diretta se non l'avete ancora fatto, perché è veramente... Sono dei bei 15 minuti, sono sicuro. La mia challenge preferita, lo dico sempre, è quella dei trinket, Picaran. Quella dove puoi trovare solamente trinket invece che oggetti in ogni singolo punto del gioco. È veramente interessantissimo quella challenge, secondo me. È la mia preferita, probabilmente. Sì, un po' tutti, Ismaele, odiano Cursed Eye, un po' tutti. Per uno di fortuna si fa sentire, ma insomma. Ah, per le casse, dici tu, Igor. Sì, per le casse effettivamente sì, hai ragione. Sarebbe bello avercene qualcuno in più. Bombs are key. Dove cacchio è il boss? Questa stanza è completamente vuota. Cioè, dappertutto una dead end. Io sto continuando a prendere danni come un idiota, perché queste bombe sono un po' tante. Diciamo che la quantità di bombe intorno a me è significativa, quantomeno. Jacob Hitbox. Adoro quel nick. Un nick non ufficiale. La vista è molto bella, grazie CRT. Grazie da parte mia e grazie ovviamente anche da parte di Francesco. La partita mi mancava un colpo di Ultra Grid e mi ha fatto uscire dalla stanza. Che fastidio, Ismaele. Sì, è proprio quello, la parte odiosa di quell'oggetto. Veramente terribile. Amici, prima della battaglia finale, ricordo a tutti quanti quelli che sono qua, di per favore, vi prego in ginocchio di lasciare un piccolo mi piace alla diretta per aiutarla a crescere ancora di più. Già siamo tantissimi oggi, mi fa un sacco piacere, ma un bel mi piace
da parte di tutti non costa niente e aiuta veramente tanto, voi non avete neanche idea. E tra l'altro controllate anche se vi va, se siete iscritti al canale, perché spesso e volentieri ho trovato persone che mi hanno detto: oh cacchio, pensavo di essere iscritto, ma in realtà non lo sono. Date un'occhiata se siete iscritti e nel caso ovviamente, se vi va, iscrivetevi. Kisses, piccolo momento sponsor, auto, self-sponsoring finito, promessa. Ora andiamo a far fuori i boss finali. Ti è mai crashato il PC per quante lacrime sparavi? Mi è crashato il PC quando ho fatto lo short dove ho preso tutti gli oggetti passivi insieme. Non so se l'avete visto. Quando ho preso tutti gli oggetti passivi insieme e ho sparato un singolo colpo, mi è crashato. No, oddio, non il PC, il gioco mi è crashato. Il PC non mi è. No, il PC non mi è mai crashato, Prize. Ciao Nyx, bentornato mio caro abbonato. Allora, facciamo una cosa, abbonati. Tutti quanti, ovviamente voglio che mi dite fin da subito come sta andando la vostra giornata da 1 a 10. Ma tutti gli abbonati devono iniziare un messaggio con le balls. È fondamentale. Ciao Blue Baby. Addio Blue Baby. Che bello. Ok ragazzi, purtroppo non ci è spawnato il portale per Delirium. Ciò significa che dovremo andare a trovarlo col 50% di possibilità dopo aver sconfitto Mega Satana. Speriamo che mi capiti. Lo spero veramente tanto. Esatto Nyx, così bisogna fare. Giornata da 8, tanta roba Giacomo, mi fa molto piacere. Hai un bel gatto comunque? Grazie. Io volevo vedere Blue Baby, nah. Era un po' timidino oggi, non si voleva far vedere Blue Baby. Madonna. Pronti contro Mega Satana? Non so neanche... Io ho paura sinceramente a duplicare i miei famigli. Non so se ha senso farlo. A parte gli scherzi ora. Non so sinceramente se ha senso farlo. Settimana ho rotto il PC per difetti di fabbrica e ora con l'Uni per un po' di dovrei tornare a carta e penna. Oh, che odio. Io odiavo scrivere a carta e penna, Biscuits. Spero che si ripari il prima possibile. Emergency contact. Purtroppo non ho altre stanze dove farlo vedere. Ma la uso ora. La uso ora, così vedi cosa fa Dado. Andiamo a Mega Satana. Vediamo in quanto lo facciamo fuori. Hello. Fallo per il meme. Una volta. Così. È sopravvissuto a una volley di esplosioni. Ma serio? Ok, lo pensavo molto meno resiliente. Comunque, l'emergency contact è questo. Le mani di mamma arrivano e ti danno una mano a tenere da bada un attimo i nemici. Mamma mia. Ma sì, duplichiamo ancora una volta. Let's go, YOLO. Ci sono un po' di bombe in gioco? Porca vacca. E boom! Duplichiamo ancora una volta, dai. Ti prego, Delirium, sponami. Ti scongiuro. Per favore, per favore, per favore. Per favore. Ma vaffanbrodo, ma che fastidio. Oh, che fastidio. Cioè, adesso con Lilith, l'unica cosa che ci manca da fare è Delirium. Ma vi pare? Ma vi pare? Vabbè, abbiamo fatto tanti tanti progressi ed è stata una run comunque divertentissima. Si vede Hash, boh, cambiamo personaggio adesso, dai. Direi di sì. Avevo detto che facevo uno normale e uno tainted. Mi manca ancora un bel po', però oggi volevo fare un sacco di progressi per avvicinarmi il più possibile, caro Fabio. Sono andato a mangiare la gatta, che è successo? È esploso tutto. Letteralmente è esploso tutto, Ilenia. Adesso devi rifare andando contro Hash per essere sicuro. No, no, dai. Ma in caso dopo la finiamo, Lilith. Direi un bel randomico tainted. Vediamo che ci capita. Ah, ok. Bella a tutti ragazzi. E niente, The Lost è qua con noi. Per far vedere che ho la Holy Card, alzerò un po' la webcam, così capite se ho oppure non ho la Holy Card. E a quanto pare il destino ha voluto che tocchi andare con The Lost, con Tainted Lost, anzi. Ho detto che prima o poi bisognava farlo anche lui.
Tainted Lost Gaming, hai capito benissimo. Ah, purtroppo sarà un po' ripetitivo, ma come vedete anche con lui ci manca Mega Satana. Sì, tecnicamente sì. La maggioranza è trasformata da un 10 a un 2. Perché Guido? Che è successo? Non dirmi così, ti prego. Oh, gli stoni sono così gentili e carini perché non ti fanno male. Guardate che carini che sono. O si prendono mazzate? Abbastanza. Lo ammetto, abbastanza. Non gioco ancora la Holy Card, solamente per vedere se nel primo negozio c'è la Blank Card. E ora quindi me la poppo. Tanta roba familiare. Ah, ok, ok. Spero che passi anche per te il prima possibile, Guido. Su via, amici. Cercate di vedere sempre il lato positivo delle cose, che c'è in ogni singolo aspetto della vita, fidatevi. In ogni aspetto della vita, non importa quanto triste sia, un lato positivo lo si riesce a trovare. Fidatevi del vostro demone. Come fai a essere così calmo? In che senso, helicopter? Porca Eva. Ecco perché, perché tanto so che è l'inizio della partita e si può resettare quando si vuole. No, shit. Che bello oggetto, però. Perché ho preso quel danno inutile? Vabbè, dai, proviamoci. Magari ne troviamo un'altra di Holy Card. Che bella che è Molacria. Dai, dai, ci proviamo. La mia fortuna mi dice che troveremo un'altra Holy Card. Don't you worry. Ciao Frey, ben arrivato. Questa è la prima live che guardo in diretta. Mi fa molto piacere. Holy Card. Splash. Shot Speed Up. In realtà non male. E sembra che cammino sul sole che splende. Va bene. Benvenuto anche a te quindi, caro Frey, nella community. Spero che ti divertirai qua con noi. Spero che ti senta accolto. Se andate a vedere i tenti loss mi vengono i traumi. Sì, lo posso capire. Però diciamo che non ho 1500 ore per niente qua su Isaac. Non vuol dire che vincerò ogni partita, ma vuol dire che almeno so quando effettivamente essere in panico e quando no. Un bel tears up, va bene. Dai, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Camera The Lost e Tainted Lost, oltre alla Holy Card, è quello che Tainted Lost parte leggermente con un po' di più danno e tendenzialmente può trovare oggetti di rango un po' più alto, quindi migliori. Però la Holy Card funge come solo scudo temporaneo, usa e getta, quindi ora che ho preso quel danno allo scudo, adesso muoio one shot. Non sono come con The Lost normale, con la Holy Mantle, che è una volta per stanza che posso subire un danno. Con Tainted Lost posso subire un danno quando c'ho lo scudo della Holy Card e dopo mai più. Indipendentemente da quando, dove, come, perché. Quindi se non trovo un'altra Holy Card prima di mai, morirò al primo colpo che mi prendo. Ho Book of Shadows, certo. Oh, un'altra Holy Card. C'era una carta in sconto. Ci avevo sperato, ve lo giuro che ci avevo sperato. Amolo in bundle, non è male. Vediamo cos'è sta carta in sconto, dai. Tower? Ottima tower card. Proprio quello che volevo. Cosa pensava Macmillan quando ho creato Tainted Lost? Allora, secondo me sarebbe bilanciato se fosse solo la possibilità che spawnino a un'altra Holy Card non fosse interamente dettata dalla fortuna. Se tipo ci fosse la certezza che dopo ogni... Neanche dopo ogni piano, dopo ogni tre piani... Dopo ogni boss principale, cioè, se ci fosse una certezza di ricevere ogni tot una Holy Card, allora sarebbe bilanciato. Però se interamente dettata dalla fortuna, la ricezione appunto di una Holy Card, lì è veramente il caso. Il caso che dice... che detta del tutto. E qui lì allora mi sta un po' sulle palle. Quando fai spendere uno shopkeeper random ti si aumenta la percentuale patangelico diavolo? Sì. Esatto. Spendendo uno shopkeeper ti aumentano entrambe le percentuali. Oppure l'unica che hai se per esempio hai preso già un po' col diavolo e quindi non puoi prendere uno con l'angelo. In ogni negozio c'è la Holy Card. No, quello è troppo secondo me. Una per piano, quindi in ogni negozio una. Forse un po' troppo. Ti dico, ogni... Dopo ogni boss principale, quindi mamma,
ti droppa una holy card, quindi cosa so, il cuore di mamma, Isaac, Blue Baby, ogni boss principale ti droppa una holy card. Parsidati, mi sa che per ricominciare me lo prendo a PC. Assolutamente ti conviene, Sebastiano. Da PC, ragazzi, di Binding of Isaac è tutta un'altra storia, secondo me. Non solamente per le mod, che sono molto utili, alcune, e molto divertenti altre, ma in generale ci sono gli aggiornamenti prima, c'è la possibilità, se mai ancora molto rotta, di giocare all'online. Tante belle cosine, tante belle cosine. Lost Rebirth non c'è manco l'alimento. Sì, è vero, oddio. Che brutta cosa. Avete visto che si è frizzato il gioco per un secondo? Avete visto che si è frizzato il gioco per un secondo? Perché sta cosa? No, no, non era la live. Mi si è frizzato il mio gioco per un secondo. Il gioco ha detto fuck you, muori. Lag spike momento. Oddio, non mi era mai successo, credo. Viva il lag. Ma che fastidio. Sapete cosa? Potremmo provare però con lui, senza andare di nuovo a Mega Satana. Rimaniamo con Tainted Lost, ma effettivamente proviamo la Gridier con lui, che è bella difficile, tra l'altro. Good Trip non funziona perché hai preso la... Penso la conosci sicuramente. Aspetta, Good Trip. Aspetta, questo non l'ho capito, Pasquale, mi spiace. E proviamo a fare la Gridier mod senza tornare a Mega Satana, in modo che non sia troppo ripetitiva la situazione. Un Golden Penny. Ottimo. Un gran bel inizio. Dovrei fare Isaac su Satana con Isaac su Rebirth. Quello che vuoi, devi fare tutti. Con Isaac, cioè, se sblocchi, se uccidi Satana, sblocchi poi il coltello di mamma, che è tanto tanto forte, se vuoi, Dado. Direi che questa non è niente male. E se invece che placebo ci fosse stata blank card, sarebbe stata tanta roba. Oh mio Dio. Che inizio, ragazzi. Che inizio. E qua, sperando che le cacche ci donino un altro Golden Penny. What the fuck. Sperando che le cacche ci donino subito coso. Petrified Poop. Vi prego, Petrified Poop. Dai, così mi donano ancora più monete le cacche. Che buzze culo. Potrebbe tutto cadere in un'unica ondata, io ve lo ricordo. Dai, Petrified Poop, vieni qua, che dopo ci droppiamo tante di quelle altre robe delle cacche. Però in realtà sta andando comunque benissimo con Nicole su Nicole su Nicole e il Golden Penny, eccetera, eccetera. Un altro Golden Penny, what the fuck. No, tipo l'inizio della grid è il più sculato che abbia mai visto in vita mia. Come può essere una roba del genere? Un altro Nicole. Cioè, ho 50 monete con Steam Sale, tra l'altro. Prima ancora di fare le ondate. What? Ok. Qualche veneto qui. Io sono del Friuli, quindi siamo vicini, dai. Un po' di danno. Le pillole possono stare anche lì. Skullback potrebbe essere interessante. Oh mio Dio, la blank card. Ok, alla ricerca di una holy card. Alla fottuta ricerca di una holy card. Subito. Mulligan, sì. Mulligan me lo prendo dopo. Se trovo una holy card, ragazzi, è free win, mi sa. Se trovo una holy card, è free win. Ora, concentriamoci. Tra l'altro, oh, 9 di danno. Senza fare neanche la prima ondata ancora. Devo semplicemente concentrarmi, sta tranquillo. Respira, Michele, respira. Respira. Respira.
Owl, cacchio, sei un tesoro, ti amo, giuro, ma è il momento peggiore. L'hai fatto apposta per distrarti, per distrarmi, ammettilo. Ammettilo che l'hai fatto apposta per distrarmi. No. No, 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 no. Ho perso lo scudo. Ho già perso lo scudo. Porca miseria, ma quanti... Grazie mille dell'abbonamento, caro The Owl. Benvenuto tra i supporter. Un bacione grande, grande, grande. Shit. Madonna, ho il cuore a mille, vi giuro. Sì! La busta. No, non ci credo. Non ci giuro che non ci credo. La grid mod più fortunata che abbia mai visto? Nuovo video su YouTube, ragazzi? No, perché qua è impressionante. Prendiamoci anche la Patong, ma sì. Andiamo con la nostra Patong. Anche la 9 volt direi che è molto molto utile, ovviamente, per poter usare più volte la Holy Card. Oh mio Dio, il nostro danno. Ora, Twisted Pear o Brimstone nel patto col diavolo e siamo a posto. Quindi direi che 9 volt è fenomenale. D100 può essere tranquillamente anche lì. Si finisce la grid con Tinted Lost. Può essere. Può essere di sì. Clip, lo sto già registrando. Tranquillo, Gabriel. No. Not quite, però non può andarmi male. Occhio al Rift. Vieni da me. Cavolo, mi manca una monetina per quel Tears Up. Uffa. Madonna, che culo. Madonna, ragazzi, concentrati. Con calma. Grazie veramente ancora mille mille, caro diavolo, veramente. Puoi spammare le bolse adesso, che è la cosa più bella del mondo, ovviamente. Danno e range, va bene. Danno e distruggo le rocce o i funghi. E direi che li distruggo prima di iniziare la partita, in caso che mi avvelenino cose brutte. Magic Mushroom. Vi immaginate? No, ci sta. Il Crooked Penny. Che figo che è il Crooked Penny. La mia gambling addiction, ragazzi, qua si farà sentire, sappiatelo. Sappiatelo, la gambling addiction si farà molto molto sentire. Mi date una monetina così usi subito il Crooked Penny? Ah, andiamovela. Io finché c'è la blank card carica, va tutto bene. Ho lanciato i giochi di Steam che non volevo. Addirittura. Manca solo Godhead. Purtroppo non so se potremmo averlo, a meno che non ci becchiamo Chaos. Perché abbiamo preso patto col diavolo, quindi è un po' difficile ora prenderci Godhead. Se non impossibile. Ma in realtà abbiamo benissimo visto che niente sembra essere impossibile attualmente. Andiamo subito a prenderci il Crooked Penny e di nuovo... E ora la gambling addiction inizia. Per chi non sapesse cosa fa il Crooked Penny, tra un po' lo scoprirà, diciamo così, tra un po' lo scoprirà. Addio cara cacchina. E addio ciabbone. Andiamo al patto. 3 slot solo. Cosa vuoi che sia? Bro, 17 di danno. Very nice. E qua dentro? Lui fa cacà. Questo fa anche cacà. E direi che
questo patto col diavolo lo lasciamo qua. Oh, mia che rima. Mamma mia che rima. Ho tutto l'hai per la prima volta. Bravissimo, Dado. Così si fa. Nice! Duplicato tutto col Crux Penny. Fantastico. Più danno, più tutto. Un altro po' di danno. Sì. Che cosa bella. Lo store credit. Molto interessante. Potrei prendermi lo spider mod. Non vedo perché no. La 4.5 volt. Cacchio, lei sarebbe la svolta, credo. La 4.5 volt sarebbe la svolta. Un'altra, va bene. La 4.5 volt sarebbe la svolta. Veramente la svolta. Mi ha aperto la secret room, che figo. Sei rotto? Sì, sono abbastanza rotto. Batterie. Crooked penny. Duplicami la 4.5 volt, per favore. Tanto faccio così. La cap, ottimo. E relax, che mi dà qualche altra monetina. No, niente, purtroppo. E lo so, ora ho perso apposta lo scudo. Uso questa holy card e me ne prendo un'altra qua. Non vi preoccupate, non c'è niente che non va. Cos'è il Missing Post con The Lost? E serve per sbloccare The Lost. Vai a vederti anche il video che ho fatto recentemente. Si chiama Guide ai personaggi segreti, una cosa del genere. Che ti spiego anche come sbloccare The Lost. Grazie al Missing Poster. Ah, cavolo. Vabbè, non si può avere tutto alla vita, no? Forse sì, in realtà. Sfruttiamo queste altre batterie. Ciao Enea, ben arrivato a una delle live, a una delle partite più rotte con Tainted Lost che esista, tipo. Io ce l'ho già. Ah, ok. Nice! Let's go! E sapete cosa facciamo? Facciamo così. Oh mio Dio, 4 regali! Dove usiamo i regali? Nella secret room? La cronostro sopra faceva trasformare tutti gli oggetti delle item room in... No. Scordatevelo. 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 La mia risposta è no. Se prima abbiamo preso le esplosioni per il meme, ora le esplosioni le lasciamo giù. Clear rune. Mi dai era? Perthro, oh mio Dio, fermi un attimo. Aspetta, potevo far spawnare qualche altro oggetto qua? No. Però, figo. Però, tanto figo. Ricarichiamocela. Usiamo un'altra Perthro. Vediamo se troviamo un rock bottom o qualcosa del genere, eh. Chaos. Lo volevo, Chaos. Ecco, c'è il mio postare anche lì, ho molta paura di usarlo. Sì, sì, Chaos sì. Direi di sì. Judgment. Ah, purtroppo non mi donerà mai cose con due monetine, vero? No. Un po' di velocità, va bene. Non la rifiuto in realtà la velocità, non mi fa schifo. Purtroppo niente rock bottom, ragazzi. Anche se l'ho sbloccato, rock bottom. Ma fa niente. Seriamente Godhead. Sì, ora con Chaos mi posso seriamente prendere Godhead. Assolutamente sì. Ci teniamo il Crook Penny o la Clear Rune sperando tipo in una Iera? Che quindi ci duplica anche le monetine. No, il Crook Penny sta anche lì, dai. È finita la... È finito il tempo delle mele. Sì, sì. Abbiamo i due oggetti che possono sfruttare di più le carte e gli altri oggetti. La Clear Rune e la Blank Card. Mind non mi serve purtroppo. Cioè mi dice dov'è la Top Secret Room, ma in realtà non è granché. E Move the Void. Oh, wow. Per chi non sapesse, ragazzi, questo bellissimo oggetto fa sì che ogni oggetto che trovo d'ora in poi sia almeno di qualità 2. E già. Molto bene, molto bene. Questa run la ricarico integrale su YouTube. Non serve neanche che la edito. Succedono talmente tante cose una di fila all'altra assurde
che non serve neanche che la edito. Secondo me. O sbaglio? Prendo l'Oster appena posso. Sì, anche l'Oster non è niente male, hai ragione. Usiamo la nostra Blanker. Ora che abbiamo preso un danno allo scudo, non ci impanichiamo. Basta che aspettiamo e non prendiamo altri danni prima che si ricarichi. E siamo a posto. Calma. Porca Eva, ragazzi. Porca Eva. La rotta, sì, decisamente sì. La challenge più utile di tutte, direi la 39, che sblocchi la spada di Zelda. Quella è molto molto bella. Dai che si va verso questo Godhead. No, siamo contented Lost, Ilenia. Non con The Lost normale. Godhead l'abbiamo già sbloccato. The Battery sarebbe ottimo, sono d'accordo. Il trinket cartridge che ho trovato, ma non so cosa fa. Quando prendi danno c'è una bassa possibilità che ti trasformi in Pac-Man e diventi vulnerabile per un po', Dado. Beh, è una cosa potenzialmente utile, tientelo lì. Male non fa. Mongo baby. Dimettiamo anche conjoined? Why not? Calma. Aia. Vediamola subito la blank card. Lui potrebbe essere... Mi dà fastidio che non sono andati via i teschi, mannaggia. No, 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 no. Ok. Bene. Con calma. Perfection. Direi che Perfection è un gran bel trinket, ragazzi. Direi che Perfection è un gran bel trinket. Sapete cosa mi prenderò? La Little Chest può essere tanto buona. Lusty Blood è fenomenale nella grid mod. Porca miseria. Gesù, con calma, con calma. Oh, abbiamo Dwayne The Pog Johnson che ci fa sempre da supporto e che ci darà una bellissima Smorrock. Altre belle cacchine. E sono quelle che hanno kickstartato tutta quanta la partita, praticamente. Cosa fa la Steel Blood? Ti aumenta il danno personale per ogni nemico che uccidi all'interno della stanza. Dopo si resetta appena esci della stanza. Ma all'interno della stanza ti aumenta il danno per ogni nemico che ci uccide all'interno. Quindi nella grid mode è ottimo perché non cambi mai stanza. Ok, scusate. Adesso ci sono troppe cose a cui tenere... A cui prestare attenzione. Ma... Facciamolo. Ottimo. Cosa mi dai qua? Mr. Mega o Dogtooth? Quasi quasi per le bombe prenderei Mr. Mega, perché Dogtooth alla fine non mi serve. Mi dà un po' più di velocità, un po' più di danno. Anzi no, prendiamo Dogtooth, dai. Ovviamente se vedete cose strane è perché c'è l'effetto di Chaos attualmente, quindi per quello non si capiva molto bene. Boh, insomma avete capito. Per quello c'erano oggetti casuali, ecco. Ciao X-Master Noob, ben arrivato. Che giochi oltre ad Isaac? Ho provato... tanti dei video che ho fatto recentemente sono quasi gli unici altri giochi che ho provato a giocare, Gabriel. Super Meat Boy ho provato in diretta, ho provato Cult of the Lamb, ho provato... Enter the Gungeon. Spero che apprezzate anche, anche se ovviamente sono un po' meno visibili, tutti i video che faccio anche non di Isaac, che ovviamente aumenteranno sempre di più pian piano che Isaac morirà. Però in generale non è che ho tanto tempo per giocare a tanti altri giochi, purtroppo. Alla fine, dovendo fare tanto lavoro per YouTube, eccetera, durante i pomeriggi, non ho spesso troppissimo tempo per giochi e... Per giochi... Per i cavoli miei. Oh mio Dio. Ci prendiamo la salsiccia o 2020? 2020. Però anche la salsiccia. Oh, non posso prendermi la salsiccia. Uè... Non scordiamo Wowie Zowie, hai ragione. Ho provato Dark Souls, esatto, qua in diretta su YouTube. Cioè, gioco, ma purtroppo non ho tanto tempo per giocare per i cavoli miei. Infatti, anche solo il fatto ora di aver speso un po' di tempo per giocare a Hades ogni giorno per fare un video che prima ho accennato, ma in caso non spoilerò, siccome uscirà prossimamente, mi ha portato via tanto tanto tempo. La runa, che runa? No, non è una runa, è la salsiccia. Cioè, sarebbe la sausage, ma questo è il prosciutto San Daniele. Ma hai provato Terraria? Sì, ho provato Terraria. Un paio di volte, sì sì sì. Sicuramente interessante. I can see forever, shot speed up. Cavolo ragazzi, io speravo veramente che ci fosse qualcos'altro per prendermi la salsiccia, perché è un gran bel aumento di danni. Però vabbè, non possiamo lamentarci, dai, andiamo avanti. Sì, ho controllato anche la cursor, infatti Nyx, era l'unica roba. La salsiccia è il vero all set up, sì.
Costa tutti un cuore. Forse sì, sai Gianluca, sai che non lo so. L'attivo, ma non fa niente l'attivo. Se non ho una runa nell'inventario non fa niente. Ok, un po' di tears. Non posso lamentarmi. E un po' di danno. E una runa che è una iera. Algis. Cacchio, che buona che la Algis però con la clear rune. Oddio, il gello anche. Ah, troppe robe. Balls of Steel, purtroppo non mi interessa. Boh, ma il D20 non lo sfrutterei neanche, vi dico la verità. Mi sentirei anche quasi... Oh, anche il reverto. La Algis da 20 secondi di invincibilità. No, il D20 non lo userò, no, assolutamente no. Ragazzi, ci sono troppi oggetti buoni. Il reverto mi fa tornare indietro di una stanza. Buona giocata, buona giocata, caro Deau, e grazie veramente ancora infinite all'abbonamento. Sei una persona generosissima e grazie per il supporto, veramente lo apprezzo tanto. Algis buona per Ultra Grigger. Sì, forse hai ragione, CRT. Però, allora... La reverto sarebbe buona, ragazzi, se prendo un danno e dopo devo usare la ricarica della blank card e prendo un altro danno e devo usare la holy card, se prendo ancora un danno dopo posso tornare indietro con la reverto e riprovarci. Farò così. Che sarebbe la glowing hourglass a reverto, giusto per intenderci. Il reverto cosa mai sbagli? Sì, infatti, Gabriel, hai ragione. Infatti è quello che avevo pensato anch'io. I nemici stavano un po' girando per i cavoli loro un pelino troppo, ecco. No! Alright. A posto. Mai stanza di nemici fu più velocemente. Oh, non so parlare. Mai più stanza di nemici fu più velocemente sbaragliata. Ok, ci sta. La Golden Gower si ricarica ogni piano o hai 3 cariche per tutta la partita? Ogni piano hai 3 cariche. Quindi non è niente male. Mamma mia. Che potenza, ragazzi. Minchia potenza. Citando un po' il buon Daniele Doesn't Matter, che è stato un po' la mia infanzia. Birthright. Oh, la battery. No, che scelta brutta. Che scelta terribile. Allora, capiamo cosa possiamo fare. La Birthright è l'unico modo con Tainted Lost di avere un respawn. Quindi se muoio, rinasco all'interno della stessa stanza. La battery fa sì che posso ricaricarmi ancora una volta l'oggetto attivo, che mi permetterebbe di utilizzare ancora una volta la blank card all'interno di una stanza, se ci entro con la carica piena, in modo che posso venire danneggiato una volta in più. Vi giuro, sono entrambi utilissimi. Secondo me è il certificato, sapete però. La batteria potrebbe essere utile anche per altre cose. Però secondo me il certificato è più utile quando sono in panico. Perché metti che in un momento ho perso lo scudo della Holy Card e sono in un attimo di panico, non mi ricordo di premere di nuovo la barra spazzatrice per ricaricarmelo. Almeno il Birthright mi salva e basta. Esatto, il Birthright è una safe assicurata. Esatto, Rambillero. È proprio un salvavita automatico assoluto. Sì, raga, prendiamoci il Birthright. Scusate per tutti quelli che avete detto, che hanno detto la battery. Era un dubbio serio che avevo anch'io. Però secondo me il Birthright era meglio qua. È proprio un relief, un sospiro di sollievo in più. Birthright to save molto meglio. Sì. Vulcano? No. E Hangman? No. Bene. Comunque sono contento della scelta. E anche della discussione che abbiamo avuto. Sack of Sex, può stare anche lì. Ci pigliamo soy milk? Nah.
Oddio, la Archi. Purtroppo non avrò mai abbastanza monete per... Sì, dai. No, no. Che dite, raga? Che dite? Isaac's Tomb. Nice. Mi piace. Mi piace anche Lucario. Mi piace molto, molto anche Lucario. 17 di danno. Parasitoid non sarebbe neanche male. Vediamo se nella Top Secret Room troviamo qualcosa. Quanti la cap? Ho 17 o 16 di luck, cioè, wow. Monete. Che brutto. L'archi ti fa resettare la partita mantenendoti nell'inventario tutto quello che hai raccolto, Dado. Dark Souls supporterò ancora? Probabilmente sì, caro Craft, ma ti ho detto, in questi giorni ero molto preso da registrare un altro video che mi ha impegnato ogni giorno della settimana e quindi non ho neanche avuto tempo di giocare io personalmente Dark Souls. Quindi volevo anche andare un po' avanti da solo, imparare un po' meglio. E volevo fare una diretta su Twitch, magari, con un ragazzo che si chiama Ema, che poteva aiutarmi su Dark Souls. Mi dava indicazioni direttamente. Non durante, ma tipo come allenamento. Facevo una diretta di allenamento per diventare più bravo e quindi sclerare anche di meno, mannaggia. Andiamo giù. Buonanotte, caro CRT. Buona fortuna anche a te. Non so, in generale. A presto. Un bacione. Io però non ho Twitch. Dai, non vi costa niente, amici. Seguitemi anche là. Che purtroppo... Oh, fuck. Purtroppo non mi sento ancora sicuro di fare tutte le dirette ora qua su YouTube. Anche se non sarebbe una brutta idea. Però ormai la community Twitch è molto consolidata e mi dispiacerebbe abbandonarla completamente. Ciao Enea. È un ciao di è un ciao di addio e un ciao di ben arrivato. Perché scusami, ma non mi ricordo se eri già qua oppure no. Chiedo scusa. Sono una frana in queste cose. Allora, mi prenderò un attimo la Lucky Rock e vado un secondo a vedere. Prendo anche la Wheel of Fortune. Vado un secondo a vedere se posso distruggere qua qualche roccia e prendermi qualche monetina in più. Wheel of Fortune. Ok. Ah, non ho bombe ora, uffa. Buono però il coso. Avete benissimo capito cosa intendo col coso. Il D1. Che mi duplica qualcosa. Nah. Buono ma non buonissimo, dai, diciamo così. Ci teniamo la nostra bella perfection che secondo me andiamo sul sicuro. Dark Matter, un ottimo dannetto in più. Oh, fuck. Ciao Mario, a presto. E, oddio, ce ne sono andati in quattro. Quindi ciao Gabriel, ciao CRT, ciao Mario, ciao Enea. Ero già arrivato, ok, no, come non detto. Scusate se mi perdo qualche messaggio, raga, ma sono concentratissimo. Non voglio perdere questa partita, ve lo giuro. Allora, Proptosis. Sì, grazie Fabio, hai ragione, devo prendere la Holy Card. Proptosis più Lamp of Call. Ora sì. Ora si auto-escludono, tipo. O almeno vanno le lacrime molto più a lungo. E faccio, tipo, 50.000 di più di danno. Knuff's Knife è un coltello. E spari con il coltello. No, è molto forte il Knuff's Knife, veramente forte. A parte gli scherzi, ora. Alright. Altro patto. E... La Halo. Un All Sets Up oppure la Rune Bag. No, prendiamoci pure le statistiche, dai. Andiamo con le statistiche, così ci mettiamo come si deve tutto quanto. Diventiamo mega iperpotenti. Sciogliamo anche quell'altro e siamo tutti più tranquilli. 3 bombe, va bene, grazie. Ciao Slim, ben arrivato. Va benissimo oggi. Mi sto veramente divertendo qua con voi. Sto facendo tanti quei progressi che metà basta. Adesso stiamo anche per... finire la Ultra Greedier Contented Lost, che è una roba che mai avrei pensato di dire. Ghost Pepper con Perfection, che mi fa sparare tante di quelle fiammate che metà basta. Va bene. Athame è ottimo. Little Horn va benissimo anche lui con la fortuna. Firemind può stare anche lì. Il Flip potrebbe essere interessante, ma in realtà non mi serve molto. Esplodiamo.
Technology. Wait, Technology cosa fa? Oddio no. Ecco, ok, ok. Ho usato per sbaglio, ho premuto per sbaglio Q e ho usato la Holy Card. Devo usare il reverto. Si rifà tutto. Tutto quello che abbiamo fatto lo rifacciamo. Cosa fa Technology con Proptosis? Technology. Meno male che ho il reverto, ragazzi, perché sennò avevo sprecato la possibilità di usare la Holy Card. Adds an additional laser for every... No, aspetta. Proptosis. Doubles damage with no damage. Ah, ok. È uguale. Va bene, funziona comunque uguale, quindi va benissimo. Uno, abbiamo detto. Due, abbiamo detto. Tre, abbiamo detto. Scoppiamo, abbiamo detto. Il Dekma non fa molto danno da lontano. Vabbè, comunque le mie lacrime si distruggono. E poi c'ho Lamp of Coal, quindi sì, fa più danno da lontano. Comunque fa più danno da lontano. Hai per caso codici TCG Pokémon? Già qualcun altro me lo ha chiesto in un commento. E purtroppo no, e no, cioè non tanti. E non saprei quali sono buoni e quali no, perché ne avevo usati alcuni ai tempi e quindi non saprei sinceramente quali e quanti darvi. Mi dispiace, Slim. Rarolo con Onocoli di 6 ed è un fungo che dà tier zap di un po'. No, è buono, è buono. È buono, Dado. Andiamo. Ultimo piano, ragazzi. Secondo me siamo messi bene. È molto bene, Jacopo. Molto, molto bene. Sta andando molto bene. Pascal Candle è ottima. È ottima perché è un oggetto che praticamente fa sì che per ogni istanza in cui non subiamo danni, la Pascal Candle ci aumenta il fire rate. E, però ovviamente con Tainted Loss noi non potremo mai subire danni. Quindi ci aumenta il fire rate tipo all'infinito. È fantastica. Ah, eri sempre tu, ok. Scusa, Slim. Veramente mi dispiace. Era Lord Mushroom, non mi ricordavo nome. Ci sta, ci sta, non ti preoccupare. Eh sì, non è male. Ti ha ridotto un po' il danno, ma ti ha aumentato di un bel po' il fire rate, che secondo me è una buona cosa. Andiamo! No, ho interrotto per sbaglio le ondate. Che palle, come l'ho detto. Ok, ora le interrompo invece apposta. Perché voglio con queste 7 monete appunto prendermi la Pascal Candle. Così guardate, ragazzi, ora il mio rato di fuoco. Quanto... No. Ipecac, scordatevelo. Guardate il mio rato di fuoco quanto aumenta ogni volta che finisco l'ondata. 7,16. 7,56. Siamo arrivati a 7,56. Guardate quanti laser che sparo. It's quite literally impressionante. Ottimo. Altre monetine. E vediamo cos'altro ci possiamo prendere, dai. Oh, le balls! Per finire in bellezza, abbonati! Voglio lo spam delle balls. Assolutamente. No, potrò prendere quelle 3 monete. Assolutamente voglio ora lo spam delle balls. Subito, ragazzi. Subitissimo. Questo me lo prendo perché può darmi batterie in caso mi serva. Lacrime velenose, non vedo perché no. No, no, non ho più monete. No, 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 no. Non posso non avere più monete. Ok, ce l'ho. Revertiamo. Fanbrodo, quello. Ora dovrei avere abbastanza monete. Ah no, sono altri oggetti. Oh no. Perché sono altri oggetti? Pensavo fosse sempre quello. Vediamo, se faccio così. Scorpio non lo compro. E ora esplodo. C'è almeno Crown of Light. Va bene, va bene, va bene. Vabbè.
Non posso essere salato. Purtroppo non ho preso Godhead, ma almeno Crown of Light ce l'ho. E va benissimo così. E ho 40 di danno. E 7.5 di fire rate. Holy shit. Andiamo. Sì, sì, andiamo. Abbiamo fatto tutto, no? Mm-hmm. Oh, no, scherzavo. Abbiamo ancora un oggettino da comprare. E questo oggettino sarà... Adesso verrà fuori Godhead. No, ok, vabbè, a posto. Andiamo, andiamo, andiamo. Ora andiamo veramente. Il sigillo di Baphomet. Per ogni nemico che uccido mi dà un secondo di scudo. Secondo me è addirittura meglio di Perfection, raga. Secondo me è addirittura meglio di Perfection. Mamma mia. Non che cambi molto dopo tutto. Non che cambi molto, ma va bene. Pronti alla battaglia finale? Io decisamente sì. Oddio, è vero, abbiamo il Mega Gabibbo, tra l'altro. Opere, opere. Besughi. Opere, sit back and relax. Mamma mia, che soddisfazione. Ma che soddisfazione, porca miseria. Il besugo è stato besugato. No, vi giuro, troppo bello. Vi giuro, troppo bello. Aver fatto la Ultra Greedier con Tainted Lost è stata una delle soddisfazioni più belle di recente memoria. Oh, che bello. Puoi fare uno con cani o Azazel. Con i cani no. I cani non posso purtroppo. Non ci sono ancora su Isaac. Se volessi comprare il gioco posso metterci i salvataggi fatti nella versione craccata. Credo per un amico. Credo per un amico. Certo, Matteo. Tecnicamente sì. Grazie Marco Polo. Tecnicamente sì, Matteo. Perché i file sono recuperabili e dopo puoi semplicemente rinominarli. Dovresti cercare bene su internet dove sono esattamente e come si fa. Ma tecnicamente dovresti poterlo fare. Contente Judas. Allora, so che siamo tantissimi e mi fa un sacco piacere che siete qua con me, veramente è stata e sta essendo, anzi, una delle live più belle del mondo. Vi lascio 30 secondi con Goffredo, vado un attimo a riempire la borraccia e mi sciacquo anche un attimo la faccia perché con tutta questa eccitazione sono in panico quasi. Ci vediamo veramente tra poco, vi lascio un secondino con Goffredo, intanto approfittate di lasciare un bel mi piace alla diretta. A tra pochissimo. Eh sì, la schermata sarà quella dello start, fa niente. Non sta per iniziare, è già bella che è iniziata, però non avevo fatto altre per ora.
Eccomi, ci sono, scusate. Giuro che ci sono. E continuiamo subito perché, secondo me, l'entusiasmo è altissimo e è giusto così, è giusto che si mantenga alto, è giusto che le cose vengano fatte come si deve. Andiamo con qualche altro Tainted, via! Tainted Keeper l'ho già finito, però, se non sbaglio. L'ho finito? No! Il mio Tainted preferito! Ma che bello! Allora, sondaggino. Momento, sondaggino. Quale boss punto? The Beast o Mother? Vediamo un po' cosa mi dite. Vediamo un po' cosa mi dite, ragazzi, il sondaggino. Votate tutti sul sondaggino. Mancano solo T-Lost e T-Jacob per fare il Dead God, ma non hanno le capacità, soprattutto manca pazienza, lo so. Ed è un consiglio soprattutto per Tainted Jacob. Allora, per lui devi usare tanto, tanto, tanto Dark Esau come arma d'attacco, Riccardo. Lì devi proprio imparare a sfruttarlo come si deve. Dark Esau come arma d'attacco. Considera che quando hai dell'invincibilità sei protetto da Dark Esau. Considera che se hai la Nod Leaf, ecco, se con Tainted Jacob trovi la Nod Leaf, la foglietta morsicata, hai una vittoria garantita. Sarà un po' barare, un po' noioso, però se stai fermo in una stanza diventi pietrificato, Dark Esau pian piano fa fuori tutti i boss. Quindi quello potrebbe essere una via se proprio non ce la fai. Vediamo cosa mi dite ora al sondaggino. ...55-45, mamma mia che vicino che è. Ma solo 20 voti, amici, votate al sondaggio. Scegliete voi dove dobbiamo andare. Ci provo, ma lui che mi ammazza di solito. Però ci sta, grazie, confido nella Leaf. Sì, no, è l'unica se proprio non ce la fai. Vabbè, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E niente, ha vinto The Beast. Va bene. A me non cambiava sinceramente nulla, tanto sono belli entrambi i boss. Raga Mother. La democrazia, purtroppo, come sapete bene, la vince sovrana. Allora, Tainted Keeper, miei cari. Cosa fa di bello Tainted Keeper? È come la versione normale, più o meno, tranne che per il fatto che ogni nemico che uccide gli droppa una monetina, come vedete, che può essere un penny normale, un nickel, un dime. Tutti i tipi diversi di monete. Però ogni singolo oggetto che lui raccoglie, tranne quelli della storia, vabbè, deve acquistarlo. Come vedrete ora all'interno dell'item room non ci sarà un oggetto normale, ma ci sarà un oggetto sempre dell'item room, ma che si deve acquistare al modico costo di, porca Eva che schifo, 15 monete. Tranquillamente quello lì resterà resterà bello, bello tranquillo lì. Come si sblocca The Beast? Ci ho fatto un intero video riguardo, caro Matteo, ti consiglio di andarlo a recuperare. Però The Beast si sblocca dopo aver sconfitto per la prima volta Mother. E Mother si sblocca in tutto un altro modo, quindi ci sono diversi passaggi che bisogna fare. Ti consiglio proprio di recuperarti il video, che forse è la cosa migliore per avere tutti i dettagli. Come avevo detto in live precedenti, e tra l'altro anche nel video di ieri che Francesco l'ha messo all'interno dell'editing, ma la maggior parte delle domande così più semplici che potete farmi, mi fa piacere che me le fate e vi rispondo tranquillamente. Però di solito ci sono anche dei video che ho già fatto nel passato che le spiegano queste cose. E come vedete anche il negozio è molto interessante per lui. In realtà niente di che qua. Pop potrebbe essere interessante. Pop con 4 lacrime. Dai, proviamolo. Scherzavo, forse non era granché. Non mi piace questo star, sapete? Per partire come si deve, secondo me, schippa la prima stanza di tesoro, planetario mi gusta. Hai ragione. Ragazzi, resettiamo. Questo primo start non era granché. Poi dai nemici non ho mai trovato neanche un nickel, neanche una monetina speciale. Quindi era un po' mogia la situa. Skippiamo, ha ragione Igor, la prima stanza dell'item room. La prima stanza del tesoro. Tanto abbiamo già anche il negozio più
più pomposo per Tainted Keeper, quindi probabilmente anche lì potremmo trovare un po' di sostentamento iniziale, è necessario. E così appunto ci aumentiamo la possibilità di trovare un planetario, tanto comunque le stanze e il tesoro le recuperiamo durante la risalita, siccome vogliamo andare a The Beast. Mi pare un ottimo piano di battaglia. Adesso trovo poi la Treasure Room, ma sai che con il fire rate già bassissimo che ho, non so quanto Polyphemus sia ideale in questo momento. Ovviamente lo raccoglierei, però magari non è il massimo, ecco, con il fire rate già così basso. Se non sbaglio i champion dovrebbero dopparmi due monete invece che una sola, infatti I was right. E prima di andare al boss direi che appunto il negozio è necessario. Vediamo un po' cosa ci dice il negozio. Forse è la cosa più utile con Tainted Keeper. Ho sentito che la daily oggi è fire, veramente? Purtroppo ho già fatto tutto quello che devo fare per le daily, non mi serve fare assolutamente nulla. Quindi sarebbe forse un po' uno spreco di tempo, tra virgolette. Ciao caro Alex, bentornato. Like lasciato per supportare i miei youtuber preferiti che portano a casa, grazie mille. Grazie di cuore, e bentornato. Fa piacere averti qua. Tutto ok? L'unica cosa che ti manca è dirmi com'è andata la tua giornata da 1 a 10. Per il resto sei quasi promosso. Bruco Gianluca. Ma sì, ma pigliamoci il Bruco Gianluca all'inizio, dai. Secondo me può essere molto utile per fare qualche bel danno. Ah, aiuto. E The Rock che ci dà Smorrock. Ah. Quando continuo Super Meat Boy, in realtà l'ho praticamente finito, Enea. Adesso... Domani in diretta su Twitch volevo fare un'altra cosa che già prima, ragazzi, avevo parlato. Se volete, se vi piace il gioco roguelike simile a The Binding of Isaac Hades, vi spiego domani tutto per bene cosa ho fatto. Però domani proverò a fare una speedrun su Twitch, dalle 20 in poi, ovviamente in diretta, su il bellissimo gioco roguelike Hades. Se qualcuno va di seguirmi, vi aspetto a braccia non aperte di più, perché è veramente stradivertente quel gioco. L'ho scoperto per la prima volta, dammi quel dime, meno male. L'ho scoperto per la prima volta lunedì scorso. E già domani proverò a farci un'intera speedrun. Sarà molto divertente. Quindi domani faccio quello, mercoledì come sempre Isaac, anche su Twitch. Probabilmente allora lunedì dopo potrei finire del 100% Super Meat Boy. E dopo fare anche un secondo video, siccome per quanto non sia esploso il video di Super Meat Boy, è stato abbastanza richiesto anche una seconda parte. E ho detto, boh, perché no, dai. Lunedì e mercoledì dalle 20 in poi, caro Frey. L'item room. Sì, l'ho skippata l'item room, Gianluca. L'ho skippata. Lo so. L'ho fatto apposta. In modo che così, ora se notate la statistica della percentuale del planetario, appena vado nel secondo piano, mi aumenta del 20%. Un 6 meno alla giornata perché sono triste che non riesco a far partire Overwatch 2 sul mio PC nonostante ieri funzionava normalmente. Che palle! È proprio frustrante quando ci sono queste cose. Spero che si possa risolvere facilmente, caro Alex. Oh, un Golden Penny! Piglielo. Il Golden Penny è fantastico perché la prima moneta del Golden Penny sparisce, ma dalla seconda in poi rimane e quindi puoi usare tutto il tempo del mondo per raccoglierla. Ottimo anche questo dime. Un altro dime ancora, what the fuck? Sapete cosa farò? Sfrutto questo Golden Penny per giocare lui. Gli do una botta e Golden Penny. Gli do una botta e Golden Penny. Vediamo intanto cosa c'è qua. Dime non è femminile? Non lo so, sinceramente. È una parola inglese, quindi... Non so quanto senso abbia dargli dei generi alle parole inglesi. L'oggetto più forte è il planetario e il più scarso. Ce ne sono diversi di forti, ce ne sono alcuni di meno forti. Però nessuno è scarso. Forse Jupiter è quello meno apprezzato dai più, compreso da me. Terra è molto buono, Saturnus è molto buono, Nettuno, Uranus. Ehi, Adrenaline. Non sarà il massimo, ma almeno una siringa. Almeno è una siringhina in più che ovviamente è comoda per trasformarsi più facilmente in spam. Aia. Mars è fastidioso. No, in realtà non è male neanche Mars, perché per esempio può permetterti di entrare in tutte le curse room gratuitamente, che non è scontata come cosa.
direi che non è scontata. Isaac, ti sei perso purtroppo un bel po' di cose. Ti consiglio dopo di recuperarti la diretta oppure di aspettare quando faccio inevitabilmente il video sulla partita incredibile che ho fatto prima con Tainted Lost. Abbiamo fatto la Gridier mod con Tainted Lost, vinta, e anche un sacco di unlock con Lilith normale. Oggi è una giornata dove ci sono puramente unlock su unlock su unlock. Niente challenge, niente sfide. Oggi si grind e basta, come ci piace fare. 9 su 10 in parte in automatico lo scatto. Veramente? Forse perché giochi da controller, Kibi? Cioè, da mouse e tastiera, a meno che proprio non faccio double tap, non mi parte mai lo scatto così, perché gli piace. Sì, ragazzi, era la risposta all'Isacol di oggi. Bellissimo. Ci prendiamo anche il Dreamcatcher, non tanto perché ci serve per i Soul Heart, ma perché è molto utile per quanto riguarda le item room, di sapere se skipparlo oppure no, sempre per trovare più facilmente un planetario. 4.5 volt non è niente male con il coso. Prendiamoci un po' di tutto, dai. Va là. No. Brava, sì, crea un ragnetto. Bravissima, sì. Sì, per il meme, decisamente sì, per il meme. Kibo non mi trovo proprio. Invece io il contrario. I controller io non li so proprio gestire. Mai saputo e mai credo che saprò. Con lui la macchina per donare il sangue è una possibilità di droppare o zero o una moneta, Gianluca. Quindi non puoi avere monete infinite, purtroppo. Se no sarebbe un po' rotta come cosa. Sì, ma non dirlo così alla leggera. Rimane uno spoiler. Hai ragione, Jacopo, hai ragione. Salve, caro Cuffia, bentornato. Oggi avevo voglia di farmi un paio di challenge. Me ne puoi consigliare una? Ti prego, non ultra hard. Va bene, caro Fire Gaming. Ti consiglio la challenge numero... Dai, l'ultima di cui ci ho fatto uno short. Che era, non mi ricordo, la 35. Che cacchio era, la 35? Non lo so, non mi ricordo. Fammi andare a vedere le challenge. Io ho una memoria della minchia, letteralmente, quando si parla di challenge su Isaac. Vai a farti la bellissima challenge chiamata Hyrule, che sblocca la poker chip, che è un trinket inutilissimo, ma la challenge è potenzialmente divertente. La numero 26, Fire. Andiamo. Vai, Bruco Gianluco. La cosa bella di 4.5 volt, ragazzi, è che ora, come vedete, mi può permettere di ricaricare più volte il mio oggetto attivo durante... nella stessa stanza, perché 4.5 volt fa sì che l'oggetto si ricarichi a seconda del danno che faccio ai nemici. Patto col diavolo? Non vedo perché no. Sinceramente entrambi. Tikipa è uscito completamente casualmente, Cuffia. È stata una gran bella cosa il fatto che sia uscito casualmente, comunque. Sì, ma anche lì te l'abbandono le male. Tanto alla fine di monete ne avevo. Ora, col fatto che possiamo volare, sarà molto più facile, appunto, sfruttare come si deve le curse room. Un altro dime! What the actual shit! Incredibile. Mi fa sempre piacere seguirti, ma mi guardo le tue live, me le guardo mentre mangio, continua così. Grazie mille, caro Slim. Grazie veramente di cuore. Sono molto, molto apprezzate le tue paroline. Mi fai arrossire, mi fai. Ok, grazie. Grazie a tutti i video, sto migliorando molto su Isaac. Sto praticamente a metà del completion mark di personaggi normali. Bravissimo, Fire Gaming. Così si fa. Così ti voglio. Purtroppo la Secret Room non so bene dove possa essere. Fa niente. Andiamo noi. E nell'item room, in questo piano, abbiamo un oggetto delle bombe. Quindi possiamo tranquillamente skippare anche questa item room. Soprattutto nel caso che non trovassimo un altro planetario ancora. Cioè, un altro. Il primo e unico planetario, ma... per ancora una volta non trovassimo il planetario, dovrei dire. 48 hour energy. Oh, lockdown no, che palle. Non mi ha fatto raccogliere quella monetina. Ora sono salato. Devi fare lo spawner per raccogliere. Sì, lo so benissimo. Non avevo voglia di tornarci, semplicemente. Ero un po' pigro. Grazie per il nickel. Appreciate it. Very much so. Ah, piano. Sì, dammi una mano. Insomma, non star lì a bagolartele e basta. Ah, sì, scusate. Non siete tutti della mia zona. Non sapete tutti cosa vuol dire bagolare.
Vuol dire star lì senza far nulla. Domanda così a caso per intrattenere un po' la diretta. A casa vostra, indipendentemente da dove siete, sei anche un buon doppiatore, grazie. A casa vostra parlate in dialetto? Ah, ok, Gianluca, scusami, non l'avevo letto. A casa vostra parlate in dialetto oppure no? Oppure in italiano? Perché io, nonostante il fatto che mi venga molto, molto... insomma, facile parlare italiano, lo parlo tranquillamente, a casa parlo quasi solo in dialetto. Ed è innaturalmente semplice, per me almeno lo noto, mi fa veramente pochissimo sforzo passare dall'italiano al dialetto tipo in un istante. Può succedere che magari, non so, sto parlando con un mio amico in italiano e mi giro, vedo un altro amico con cui invece magari lo conosco già da piccolo e quindi avevo più confidenza a parlare in dialetto, e switcho in un secondo a parlare in dialetto. Da uno all'altro, senza sforzi praticamente. No, no, pota, ni, ok, ni ci sta, ni mi piace. Ottimo questo tears up, grazie mille, caro Demon Plushy. Tutti e due, tu di dove sei? Io abito in provincia di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, caro Slim. La ridente cittadina di Staranzano. E non lo parla solo bergamasco, i nonni sono il massimo. Da abruzzese mangio costantemente le parole, ci sta. Infested? Aia. No, se vado a mia madre, lei è un forte accento napoletano, io me ne parlo italiano, al massimo uso in caso vari termini, ci sta, i termini dialettali, certo, certo. Non mi piace parlare napoletano, che se devo mettere che a volte è molto divertente il meme. Effettivamente sì, non posso smentirti. Avendo una morosa di origini napoletane, effettivamente ogni tanto è divertente anche. Non solo comunque una bella lingua molto, molto complessa, ma anche veramente divertente ogni tanto. Sapevi che su Ezio c'è una moda tema Undertale? Me l'avevano detto in un commento letteralmente tipo prima. Non lo sapevo. Prima che di leggere quel commento, appunto, che l'ho letto prima di iniziare a fare la diretta praticamente, non lo sapevo. Ci darò un'occhiata perché secondo me può essere molto divertente. Allora, sono un po' tentato di prendermi la school bag e anche il mom's box per trovarmi un gran bel pezzo di trinket. Però... al contrario, non ho tanta voglia di sprecare tutte le monete che ho, soprattutto senza vedere cosa mi può offrire il patto col diavolo. Quindi prima andiamo a un potenziale patto col diavolo. Dopo invece, in caso, sprechiamo, tra virgolette, le monete in altri modi. Oh, la cap. Very nice. L'altro giorno, mentre guardavo le mod di Aizen, ho trovato una che trasforma tutti i mob personaggi in loro versioni femminili. Oddio Cristo. Che cacchio di... pervertite che è la gente su Isaac. Non solo su Isaac, ma in generale sul gaming. 8 ball planetario al massimo. Sì, hai ragione, però anche lì non volevo sprecare troppe monete. Al massimo vediamo dopo se non mi compare il patto col diavolo o se non compro niente il patto col diavolo. Vediamo dopo quello. Piano, 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 orca miseria. E qua sono one shot, ridendo e scherzando. Ok, una sola moneta? Che cosa stupida. È un oggetto tra l'altro molto brutto, niente patto col diavolo. Ora andiamo a prenderci nel negozio qualcosa di buono. Allora, in realtà sta andando bene. Però non è che ho ste grandi statistiche che posso dire: wow, mamma mia, sono fortissimo. Proprio niente. Colossus Inscription, sì. L'ho anche finito al 100%, è stato molto molto bello. L'ho giocato ormai quasi un annetto fa su Twitch. Sì, 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 mi è molto piaciuto. Va bene. La Magic 8 Ball. Ma no, mi sembra veramente uno spreco, dai. Cioè, ok, mi aumenta ancora la possibilità del planetario, ma dopo questo piano ho letteralmente il 60% di possibilità, non posso non trovarlo, no? Secondo me è molto bello, potresti magari giocarlo prima o poi. No, no, sì, ti dico, l'ho già giocato al 100%. Ed è stato veramente bello, sono d'accordo. Attenzione, abbiamo Sam Visegenji in chat, non l'avevo mica realizzato. Ho finito proprio tipo questa mattina di vedere una reazione, io adoro le reaction. Tipo a serie TV, film, eccetera, eccetera. E ho visto una reaction lunga tipo 3 ore di tutti i film del Signore degli Anelli. Quindi ora è un onore avere qua Sam Visegenji.
Eh sì, sono abbastanza un fan del Signore degli Anelli, se qualcuno me lo chiedesse. Excellent. Pam. No, aspetta. Ah no, niente. Spacchi, voglio che la prendi come una critica e non come un insulto. Sei bravissimo e anche bello. Perché dovrei prenderlo come un insulto? Grazie, lo apprezzo, Senbise Genji. Oggettino qua. De nuovo bombe? Lo stesso? Ma serio? ma peda vero? Stai ascoltando le audiolibri dei Signori degli Anelli? Che gran figata. E qua potrebbe essere un po' pericolosa la situazione, sapete? Perché, sì, non ho statistiche per affrontare mini boss e boss, eccetera. Questo libro lo tocchiamo giusto per il bookworm, ma lo lasciamo qua. Riesci a fare boss rush? No, è vero. Cioè, probabilmente no. Magari se mi velocizzo un po' anche sì, ma non ci avevo neanche pensato. Non ho ancora trovato Mom Knife e quando l'ho sbloccato, comunque prima finalmente ho sbloccato stamattina la Polaroid. Bravissimo, caro Dado. Ha iniziato a leggere i libri. Ecco, se c'è una cosa di cui io veramente mi pento attualmente, ma che non so come contrastare, io odio, ma odio, sapete cosa vuol dire odio? Leggere, non sopporto leggere. È una cosa che non sopporto. Mi sembra uno spreco di tempo leggere. E so che sto sbagliando in piena. Ma io mettermi sul letto e leggere un libro e basta, mi viene l'ansia, perché non lo so, è nulla. Per me è nulla leggere, e scusatemi. Giuro che mi scuso perché so quanto sbagliato sono. Cioè, no, non sbagliato sono, ma quanto sto sbagliando, anzi. Però proprio non è il mio. Ah, fuck! No, 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 no. Comunque, le insidie con Tainted Keeper sono sempre dietro l'angolo, perché ha 2 HP e niente può aumentargli il suo livello di HP, se non forse il Grizz Gullet, che è un oggetto a parte. Quindi... Quindi, appunto, è sempre un attimo da stare attenti con lui, non c'è mai da rilassarsi. Mumsky, molto buono. Sicuramente niente male. Esplodiamo questo. Doniamo un po' di soldi nella macchinetta, dai anche. Che stiamo per arrivare a 999, tra l'altro. Molto figo. Quando arriviamo a 999, ragazzi, Cosa volevo dire? Sì, quando arriviamo a 999 sblocchiamo l'ultimo oggetto che serve per i negozi, ovvero la Blue Candle, se non sbaglio. No, lo stopwatch originale. E dopo possiamo prendercela molto più leggera con la banca. Aia. Vieni qua. Ok. Madonna santa, fai piano. E muori un po'. Quanta vita che hanno ste bestie. Muori. Ancora non è morto? What? Right, con calma. Nessun problema, sono gusti alla fine, mi ha aiutato molto contro l'insonnia. Ci sta. Ciao Riccardo, bentornato. Vai anche di audiolibri, al di là dell'allenamento grammaticale, eccetera, almeno potresti accedere al contenuto e recuperare delle belle letture. Sei sponsorizzata da Audible, Ilenia? Sei partner Audible sponsorizzazioni per le tue grafiche? Fai le copertine dei libri su Audible, Ilenia? E quando perché pettinelli sotto anche mentre monti video? Io quello non ce la faccio. Quello proprio non ce la faccio. Quando monto i video, devo montare i video e basta. Ho trovato il trinket. Ok, a posto. E tra l'altro, avendo la Mom's Box, mi si raddoppia l'effetto. Guardate quanto che veloce che sparo adesso, grazie a Cancer e al Mom's Box che mi duplica l'effetto. Wow. Credo sia un bug, ma quando ho preso nel negozio lo stopwatch, il suo effetto non ha funzionato. Sicuro di non aver preso il broken stopwatch, Fire? Perché il broken stopwatch fa sì che ogni tanto una stanza sia o più veloce o più lenta. Mentre lo stopwatch normale rallenta tutto il gioco del 30%, tipo. Colore preferito? Mi chiamo Demone Blu. Esatto.
Considerando che li sto ascoltando su Spotify perché non posso pagare anche l'abbonamento di Audible, almeno posso usufruire di alcuni libri. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok. Neanche in questo piano mi è uscito il planetario col 60%. Io sto iniziando a non sopportare più questi cacchio di cosi. Di skip delle item room, ve lo giuro. Ciao caro Stefano Carboidrati, bentornato. Va alla grande, oggi ci stiamo divertendo e ci siamo già divertiti un mondo qua su Isaac. È una live molto semplice, stiamo semplicemente grindando progressi. Però per ora sta veramente andando tutto, non so, incredibilmente. Abbiamo fatto due partite della Madonna e questa si prospetta anche potenzialmente molto interessante. Vediamo anche un po' come prosegue. A questo punto veramente doniamo un po' di monetine qua. E niente, si è incastrata, come non detto. Celtic Cross non è male. Dai, dai, ci siamo. Andiamo contro il boss. Speriamo in un altro patto col diavolo, almeno così ci potenziamo un po'. Rag Mega. Rag Mega Zed. Hehe. Dai, thank you. Aia. Col 72% nessun patto col diavolo. Stefano, puoi uscire dalla diretta? Sei portato Iella? No, sto scherzando. Figurati, sto scherzando. Allora, cazzo, con l'80% in questo piano ho il planetario. Se non lo trovo, mi arrabbio. Ciao Kirby, bentornato. Curse of the Unknown. Prendiamoci sta moschina che almeno mi dice dove sono le botole e le secret room. Ciao Kirby, bentornato anche a te. Ti ho già salutato se non sbaglio, ma ormai è un'abitudine con te. Dire il ciao Kirby, bentornato, me lo sogno ogni tanto la notte. Yo, listen. Oddio, l'ho fatto uguale. Un plauso. Se potessi fare un video in collaborazione, con chi vorresti farlo? Cioè, posso sparare altissimo anche, Alex. Devo essere realista o posso sparare? Sono il vero Kirby. C'è una faida qua. C'è una guerra. Un conflitto di interessi. Broken Glasses. 100% di possibilità di aggiungere un oggetto sconosciuto alle item room. Purtroppo non mi tengo il mio fire rate, anche se non era male. Chiunque, vai. Con Stefano Carboidrati, con lui non sarebbe male. Credo che entrare nel mondo degli youtuber che fanno gaming vario e che hanno comunque sempre tanta audience, mi piacerebbe un sacco. Quindi se ti direi tipo, non so, un Gravier, un Sidonia, un... Dario Moggia, vabbè. Dai, diciamo Gravier. No, perché proprio adoro quello che fa. Lui fa... Parla di tanti videogiochi senza essere ossessionato su uno, come un po' sono io su Isaac. Ma anch'io sto cercando di ampliarmi appunto anche per quello. E mi sta molto simpatico come persona. Poketonks anche. Polaroid con Seidonia. Devo... Se mai avrò la possibilità di parlarci... Metti che il canale cresca e quindi avrò la possibilità di... Non so, fare una chiamata in Discord con lui per dire... Sogno esagerato. Gliela mostro e voglio vedere cosa dice. Ok, planetario, finalmente. Tutto ciò per una ciofeca di Jupiter? Solo per... Per non lasciarlo giù, mi pareva brutto lasciarlo giù. Madonna, ma fanno anche schifo i negozi, ma com'è sta cosa? Fanno anche cacare i negozi. Io di Sabaku, il suo maestro, ci sta. L'oggetto più forte. Più forte. No, che preferisco, il più forte. Oddio, guardate tra l'altro che brutte le alette con Jupiter. Tipo Isaac che floppa un sacco per cercare di rimanere airborne. Senza riuscirci, perché appunto è con Jupiter. C-section, forse? No, il Mom's Knife? Non lo so. Uno di quelli che ti fa vincere da solo. Forse è Mom's Knife. In assoluto più forte che da solo ti cadia.
Pochi riescono come Mom's Knife, purtroppo. Anche se un po' lo odio. No, ha detto senza, a parte il Death Certificate, ha detto Mikirby. Hai mai giocato Deltarune? No, Deltarune no. Ho finito Undertale, ho finito anche Yellow, che era lo spin-off, ma Deltarune no. Andiamo al boss? Ormai la boss rush è andata a fanculo, ma fa niente. E morisci un po', luridone. Ah, piano! Sempre complicato schivare quel pattern. Così come queste rocce. Very nice! Madonna, che schifo di oggetti! Deathless Coin, Cribbio. Va bene, piglia e porta a casa. Anche questo, dai. Per il meme, tra virgolette. Che fastidio. Sai che esiste una moglie di Undertale? Sì, me l'hanno detto prima, sia in un commento che prima già un'altra persona me l'ha chiesto. Me l'ha detto Riccardo. E deve essere molto interessante, magari un giorno la proviamo. Ah, veramente, Slim? La Fly si era fermata sopra una roccia per una botola? Vediamo. Qua no. Qua no. Qua neanche. Qua sostanze nuove, quindi dubito. Non ho raccolto quel Nicolo, ora sono infastidito. Ho fatto anche una specie di rima non volontaria, ma adatta, secondo me. Più indietro, la botola? Dove cacchio l'ho letta il messaggio della botola? È scomparso? Secret Army ha creato due partite. Dove cacchio ho letto il messaggio della botola? Ah, ok. Non l'avevo letto, Slim. Cioè, non lo sto più vedendo, te lo giuro. Sono ciecato. Su a destra imparo, non vorrei sbagliarmi. Ok, beh, controlliamo. Non sarebbe male. Qua no. Oggetto più scarso. Ce ne sono tanti. Data miner. Quello che è... La mia risposta sia a te o sia a Dado. Data miner. Ah, qua c'è la top secret room, ok. Ho in generale tutti gli oggetti che danno randomicità. Proprio quelli che odio con tutto me stesso, tipo. Data Miner, TM Trainer, Missigno, tutti quei tre. Un modpack intero che Isaac può scaricare una sola volta? No, sai che non credo. Non credo, cuffia. Ora ovviamente non ho abbastanza vita per... Oddio, il telescope lens. Può far sì che posso trovare un altro planetario. Ehi, carino. Nah. Team Trainer è brutto e basta. Niente, ti bugga tutti gli oggetti. Ti dà quegli effetti casuali terribili a tutti quanti gli oggetti. Quello fa. Ciao Kenny, bentornato mio caro. Bentornato a questa diretta veramente, veramente entusiasmante. Era da tanto che non mi divertivo così solo Isaac, eh. E tanto, ovviamente, cioè, un grande merito è vostro. State riuscendo a tenermi una bellissima compagnia e a tenere sul morale. Solo Vlilith! Conjoined? No. Non era conjoined. Era con Skiff. È terribile il Bumfriend per noi. È la cosa più brutta che poteva spawnarci il Bumfriend per noi. No, il planetario l'ho trovato con l'81. Il planetario l'ho trovato. Con l'81% però, non prima. Il Bumfriend è la cosa peggiore che ci potesse capitare, credo. Perché ci mangia tutte le monete. Che non siamo abbastanza veloci a prendere. Ok. Speriamo bene. Sì, grazie, la vedo che è una Tintedro. Che è abbastanza notabile che una facciona pelata di The Rock sia una Tintedro. Grazie, Moschino. Ma apprezzo il tuo lavoro. Oh, che palle. Adesso devo lottare costantemente con quell'altro. Per le monete, per tutto. Guardate qua. Ovviamente c'è Keeper che non mi dà Steam Sale, ovviamente. Non prenderti le monete e vai via da me. Hairpin, ma che cacchio mi frega di lui. Cacchio. Quello è un buon trinket, però. Solo Pen è tanta roba. Però i miei tears del cancer non li lascio.
E che schifo di item room. Ok, non sta andando bene, scherzavo. Era una partita che pensavo stesse procedendo, ma non sta andando per niente bene, raga. Ma proprio neanche... Ma copere il cazzo. Lasciami giù le monete. Stupido... Cosino. Toccherò questa solo per non sprecare monete e per avvicinarmi alla trasformazione in... in Poop Boy, come cacchio si chiama quella? Come si chiama la trasformazione? Scatman? La trasformazione è quella in caca. Oh crap si chiama. Oh crap, scusate. La mia memoria vacilla ogni tanto. Grazie ragazzi. Soul of the Lost. Potrebbe darmi un patto col diavolo gratuito, però in realtà solo se si parlava di vita, credo. La chiave del demone, grazie. Quando Ezio decide che questa non è la run giusta, te lo fa capire proprio bene. Sì, cioè in realtà non è la cosa peggiore del mondo, Però... Cioè, non siamo messi malissimo di dire non riesco a... Non ho preso la full card. Non ho preso la full card, amici. Non ci credo. Non ci credo, ve lo giuro, non ci credo. No, la missile Pepe non può farmi niente. Raga... No! Isaac e Blue Baby? Hush, Isaac e Blue Baby? Ho skippato 4 item room. Di nuovo, comunque sarebbe brutto non farli almeno. Ho skippato 4 item room. 4! Ciao, Enea, a dopo. Devo muovermi a fare anche Ash. Cheat now. Youtube XL. Proviamo subito le boss room. Via, 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 via. Via che si fa hash. Con 5-19 di danno sicuro riusciamo a fare hash. Convinti. Però vabbè, via che si fa hash. Delirium già fatto. Vedi che c'è il contorno insanguinato, Dado. Givetti la full card, ma no, dai. Non ti vanno queste cose. Dai, sarà una run soddisfacente anche questa. Non disperiamo. Devo semplicemente trovare la boss room, avere fortuna. In 2 minuti trovare la boss room e dare subito a hash. Un attimo e sono subito da hash. Scusate. Ho citato una cosa terribile. I soliti idioti. Un'altra cosa? Little Dumpy. Buono Little Dumpy in realtà. Per quanto la Crack Crown sia ottima, non ho abbastanza statistiche aumentate, quindi no. Ciao The Rock. Small Rock. No. Dai, dove sono i boss? Io lo so che gioco vuoi farmi arrivare i boss, lo so benissimo. In 1 minuto e mezzo devo trovare tutti i boss. Non riesco neanche a fare fuori i nemici normali. Speed up, puoi aiutarmi. Soul of Jacob ed Esau che mi darà speed down, lockdown. Ma vaffanbrodo. Piano, 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 piano. Boss, dai, io mi sento che sono di qua.
Me lo sento che sono di qua i boss. No, non è vero. Mi sentivo male a quanto pare. E ho sbagliato anche a lanciare il laser. Ah, cribbio. Un minuto, non ce la faccio. Sì, i soldi lascio al disgraziato. Sì, hai ragione. Non dovrei neanche prenderli perché se non corro qua non faccio nulla. 50 secondi per fare anche il cuore, che tra l'altro... Cioè, io non sono forte. Non so se la faccio a fare il cuore. Blank rune. Cioè, il cuore velocemente, ovviamente, dovrei fare. Quindi... La vedo molto dura. Non riesco a far fuori neanche questi bossini del Cleanse. Dai, apriti! Muoviti, per cortesia. 48 hour energy. Raga, anche Hash è andato a quel pa-hash. Vabbè, oh. Avevo detto unlock. E unlock sono comunque anche Isaac e Blue Baby, dai. Diciamo così. Che palle, però. Giuro che non avrei voluto finisse così questa partita. Ciao, caro Gianluca. Grazie mille della compagnia. Ci vediamo presto. La full card, beh, ora me lo vuoi dare, grazie. sì, figurati con un piano XL se riuscivamo mai a trovare altre cose così. Figuriamoci. L'ideale sarebbe trovare una hard key, sono d'accordissimo. Oh! Beh. Beh. Beh, dai. Posso... trovare il trinket che mi apre sempre la porta di Hash? Secondo voi c'è la possibilità? Hai detto 3, 2, 1, Brimstone e così fu, che figo. Arranco Dr. Fidio, se ti sei pentito di averlo preso? Fino a tre quarti run, sì. Dopo ero talmente forte che con o senza non cambiava niente. Quindi, di base, no. Voglio provare un'ultima strategia per vedere se riesco comunque a fare Hash. Trovare il trinket... che... mi permette di andare comunque a Hash ogni volta che voglio. Che si chiama tipo Blue Key, se non sbaglio. If I'm not mistaken, dovrebbe essere la Blue Key. Il box, grazie. Generosissimo, sai. The world, ok. Speed down. No, vediamo. Blue Key, no. Blue key. Blue key. Ah. Dai, 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 dai. C'è ancora una 48 hour energy qua. Blue key. Blue key. Blue key. No, quello è blu. Per un attimo ci ho sperato. Giuro che per un secondo ci ho sperato. La speranza non è ancora morta. Andrò a fare Hash, ragazzi. Joker card. Interessante. Vediamo un po'. Va bene. Niente di che in realtà. Un po' di danno che mi serviva, per l'amor di Dio. Hai finito tutta la fortuna contenta di Lost? Probabilmente sì, probabilmente hai ragione, Ilenia. Hai molta ragione, anzi. Yo! No, è stato veramente un peccato sprecare il fatto proprio di... Fammi andare a Hash, gioco, per favore.
Per favore, non piangere. Poteva essere comunque archi, quell'oggetto. Sarebbe stato anche più comodo e più utile. È meglio. Questo amico ha trovato Brimstone grazie a The Fallen. Ho ucciso The Fallen e mi ha dato Brimstone. Sapete benissimo che The Fallen è quel personaggio, è quel boss che ti dà oggetti del patto col diavolo quando lo uccidi. Mi sa, amici... No, cacchio, non ho... Non posso più curarmi, non dirmi che non posso più curarmi. Volevo dare una challenge room, dai. Moneta! Un nemico, un qualcosa per curarmi. Vedo una moneta là. Scusate. Tieni, mushroom rollo o no? Quello anche sì. Non serve così tanto. Mi sembra un déjà vu del video di ieri, è vero. Però qua è ancora più forte la situa. Anzi, decisamente più forte. Monetina, eccola qua. Ah, cribbio. Voglio solo vedere cosa c'è nella challenge room. Provarci un'ultima volta, trovare la blue key e dopo giuro che ce ne andiamo. So che sto tergiversando un po' troppo, ma questo è anche il bello della diretta, è il bello di giocare ad Isaac. Cercare di fare di necessità tutta la virtù che riesci ad avere. Challenge room con due ceste dorate. Ah, io speravo in quest'ultima carica che mi desse effettivamente il blue key. Ma mi sa amici che Ash veramente ce lo scordiamo. Che insopportabilità. Vabbè, dai. Non si può avere tutto. Tutto è partito dal fatto che mi sono scordato la cosa. La full card. Che però in realtà non è che me la sono scordata. Semplicemente mi ha teletrasportato nel piano e nella stanza del boss senza che mi ricordassi che stesse per farlo. Domanda. Cambia ora il fire rate. Vediamo un attimo. Fa sparare un po' più veloce, ma non è così drammatico. Quasi quasi ora prenderei la glitch crown, sapete? La crack crown, che mi aumenta del doppio gli effetti, tutte le statistiche aumentate. Mi riduce di un bel po' il fire rate, ma così, ora come ora non è così importante. Invece mi ha aumentato un bel po' il danno. È un trinket tanto 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 buono. Andiamo. Ora potrei prendermi il butter, usare gli oggetti attivi in una secret room e rerollarli. No. Se avessi preso la fulcra non avrei trovato il Brimstone Peak Fittus. Hai ragione, Kirby, hai ragione anche questo. Ma voi che siete arrivati adesso non avete idea di che partite che ho trovato prima. Ho finito la Ultra Gridier con... cioè la Gridier Mod, scusate. Con The Lost, Tainted Lost, anzi. E ho trovato di tutto, Primo piano Steam Sale, prima di tutto. E dopo... qualsiasi cosa. Literally qualsiasi cosa. E quella ancora prima invece abbiamo completato una bellissima run con Lilith. Anche lì purtroppo non siamo riusciti ad andare a Delirium perché il gioco ci ha denigrato a dir poco. Però è stata anche quella una gran bella run. Lì invece quella di Lilith abbiamo fatto esplodere tutto con Dr. Fidus quella volta, no? Con Eddie Fidus. E mamma mia che c'è esso anche ora, che c'è? Alright. Papanada. Un'altra Soul of Jacob and Esau. Vediamo cosa mi dà. Conjoined. Wait, really? Me lo sono tenuto conjoined? No. Peccato. E che si forever non è male. Tear is down. Friend till the end. E show speed up. Whatever. Povero The Rock, è un po' esploso. E prendere il Dr. Fittus era buono. No, alla fine
saremmo stati molto più forti fin da subito senza Dr. Fetus. E poi è stato solo situazionalmente buono. Dai, piglia le monetine, dammi qualcosa di buono tu invece. Ops. Che cacchio è Isaac? Non lo trovo da un bel po'. Shrek! Le bombe velenose abbiamo anche ora. Alright. Andiamo. Dove cacchio è? Dai. Isaac, non farti pregare. Sono tipo da 10 minuti sto piano quando sto sciogliendo chiunque. Non è neanche qua. What? Aia. No. Non è qua che muoio. Dei gas. No, raga, sono... Guarda, tutto manca tranne che ora perdo perché sono stupido. Ciao Enea, bentornato. Teddy, dammi un altro potenziamento alle bombe. Ormai è diventata una tradizione chiedere a Teddy potenziamenti per le bombe. Dai. Le bombe ora lasciano anche il creep rosso. Un bel po' di creep rosso. Mi lasci un oggetto che è un archi? No, vero. Detto fatto, sì, decisamente. Che stupido che sono. Se ho preso un danno prima del boss, direi che non è il massimo. Ok. Comunque confermo anche da costruire i piani alti non ci stanno. Nel void... Ah, figo. Non lo so, Jacopo, non so dirti. Fuori dalla mia palude! Bonk, 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 bonk. Addio. Oh, Isaac, addio. The moon? No, grazie. Amici, ultimo piano, a mio malincuore. A meno che non troviamo la Archi, ma la vedo sai dura. Abbiamo anche conjoined. È letteralmente uguale alla run del video di ieri, ma com'è possibile? Assurdo. Guarda qua. Ho rischio di prendermi più danni che altro io qua. Ti prego, archi gioco adesso. Dai, so che lo vuoi fare. Mamma mia, che casino. Teddy, ehi! Non scomparire sotto il pavimento come una checca, tu lurido coso, come ti chiami, non mi ricordo neanche. Post head, please. Oh, ma non mi serve neanche. Cioè, non è quello il problema, Giacomo, purtroppo. Il problema è che faccio Blue Baby e non mi serve fare altro e non devo fare altro. Non farò altro. Blank rune. Ha aierato la Soul of the Lost. Wow, epico. Morite. Non andrò neanche a prendere le monete. Sono così svogliato che anche quello non lo voglio fare. Case of the Rye. Va bene. Mi duplica i miei spari, Case of the Rye. Che cacchio fa? Vi giuro che questa sinergia non la conosco. Ah, l'over... Non fa niente. Terribile che i due Fetus non Terribile che i due Fetus non si energizzino.
E... grazie, George. Apprezzo, veramente. Ah, muoviti! Molto bene. Non prenderemo Dr. Fetus, va bene. Double Fetus not worthy, a quanto pare. Decisamente no, ragazzi, decisamente no. Dottor Fetus Epic ti rende immune alle esplosioni. Dottor Fetus Epic Fetus non hanno manco quello. No, infatti è terribile, veramente terribile come... come sinergia. Oserei dire inesistente. A questo punto sappiamo che andare verso sinistra non ci aiuta tipo in nessun modo. Quindi ci prendiamo il nostro bel conjoined e andiamo verso destra e finiamo sta tortura con Blue Baby e Bomb. Grazie. Oi! Che ciofeche. Right. Puga pillero. See you soon, my friend. Oh, fuck, era puntita, non l'avevo mica visto. Adesso avrei tutto quello che desideri, probabilmente sì. Questo PS non mi è mai successo. Ma non è una roba perché il mio computer è debole o chissà cosa, Ilenia. Credo proprio fosse un'interazione che il gioco non voleva che avessi, tipo. Dubito che sia stata una roba... Ah, no. Il computer non regge. Non credo, sinceramente non credo. Oh, piano, piano, piano. Ah, tra l'altro ci siamo anche evitati Kane's the Rai, che era solo che nocivo per noi. Quindi niente male. Ciao, Balloon Boy, ben arrivato. Comunque, come stai, caro George? E... Balloon Boy e chiunque sia arrivato ora in chat con noi. Che si dice di bello? Tutto ok. Noi qua su Isaac direi che ce la stiamo cavando discretamente bene. Ciao Blue Baby. Addio Blue Baby. Ragazzi, non ho trovato l'archi. Non si può far nulla. Io sono tanto di quelli arrabbiato per aver perso la full card. Archi! I vostri PC così fragili. Gne. Non sono i PC la colpa. Oggi benissimo, mi fa molto piacere. La colpa non è di PC. Non può andare bene, devo grindare Tente Jacob. Prima ho fatto una partitona allucinante, George, con Tented Lost. Non hai neanche idea sulla grid mod. Vabbè, finiamo sta tortura, dai. Che palle, veramente che palle. Finire così col nulla, con nessuna soddisfazione. Tranne quella di aver sbloccato Keeper's Bargain, che non è neanche un trinket chissà che. Uffa! Veramente, veramente uffa. Allora, amici belli. Oggi, nonostante siamo ancora tantissimi e voi non avete idea di quanto piacere che mi fa avervi tutti quanti qua, mi tocca dirvi purtroppo che mi toccherà salutarvi. E Keeper's Bargain tipo fa sì che qualche patto col diavolo costi monete, una roba del genere. O che qualche cosa sia in scontro, non lo so, non mi ricordo bene. E appunto, siccome questa sera c'ho una festa di laurea di una mia cara amica, devo assolutamente purtroppo lasciarvi. Mi dispiace veramente un sacco perché questa è stata forse la live più di successo del canale. Credo di sì, credo di non star dicendo assurdità. Grazie veramente, veramente, veramente di cuore. E mi dispiace ovviamente perché è appena arrivato. Grazie di cuore a tutti quanti per la vostra stupenda compagnia. Veramente incredibile. Se siete ancora qua e non l'avete ancora fatto, anche se sta finendo, quindi magari vorreste lasciare un mi piace, vi chiedo di lasciare ancora un bel mi piace sotto la diretta e controllare se siete iscritti. Che non si sa mai. Che non si sa mai. Come sempre sono disponibili anche gli abbonamenti. Se volete sostenermi ancora un po' di più, con una piccola donazione, appunto, avete anche tante belle mod, tante belle cose e la mia eterna gratitudine. Ma detto ciò, grazie veramente a tutti di cuore. Non so neanche salutarvi tutti perché siete troppi, ma ci provo. Ciao Dado, ciao Biscotto, ciao Fabio, ciao Kirby, ciao Brambillero, ciao Slim, ciao Kraft, ciao George, ciao tua mamma, ok. Ciao Ilenia, ciao Enea, ciao Giacomo, ciao Hector. Oh Cristo, ciao Alex, ciao Jacopo.
Live troppo corta, segnalo. 3 ore di live comunque, dai. Non è andata così male. Ti tengo dietro continuamente, le live mi stanno sempre piacendo. Non vedo l'ora che arrivi domenica per guardarle. Grazie veramente, biscotto. Grazie veramente di cuore. Ciao Teo, grazie anche a te. Amici, ci vediamo presto, statemi bene. Iniziate la prossima settimana con il sorriso. Spero di avervi aiutato in questa task, quella appunto di iniziare la settimana col sorriso. Vi ringrazio ancora di tutto. Buon appetito, buona cena, buona settimana, buona vita. Ci vediamo prossima settimana. Non sono sicuro di riuscire a far uscire 2 video purtroppo in prossima settimana, ma insomma, sopporterete. Un bacione immenso a tutti quanti. Buonanotte e su con la vita. Ciao ragazzi, vi lascio per un secondino giusto con Goffredo, giusto per dire stiamo finendo, anche se c'è scritto stiamo per iniziare, in realtà stiamo per finire. Un secondo dopo spengo. Ciao ragazzi, grazie.